Ok, buonasera a tutti. Con questa conferenza riprendiamo le conversazioni sulla transizione ecologica, intervistando persone che stanno cercando di realizzare una buona transizione per i loro cittadini o per i loro associati, a seconda delle condizioni. I siti internet indicati qua in basso, rispettivamente di Ecoistituto e di Zenzero, che sono le due associazioni, Ecoistituto Reggio Emilia Genova e Zenzero di Genova, che sono le due associazioni che dall'anno scorso si fanno promotori di questa iniziativa, sui nostri siti internet trovate i link per rivedere le registrazioni di tutte le conferenze già fatte nel 2022 e man mano quelle che faremo nel 2023. Per quest'anno, per questa parte di anno, fino all'estate, sono previsti 5 incontri rispettivamente su questi argomenti, oltre quella di oggi, che partiamo con le comunità, con le CER e l'impianto agrofotovoltaico. Avremo il prossimo mese Mario Agostinelli, con cui faremo il punto sul PNRR. E ci tengo molto, parleremo di energia. C'è un bellissimo articolo di Agostinelli su come la fusione nucleare, tanto decantata a dicembre dagli americani, non sia poi così dietro l'angolo come sembrava. Parleremo poi in aprile con Enzo Favoino sui rifiuti e l'economia circolare. Maggio contiamo di incontrare l'AMIU per la gestione dei rifiuti di Genova e l'AMSA per la gestione dei rifiuti di Milano, per chiedere a loro differenze e comportamenti, strategie. E a giugno parleremo di biometano e compost. Questo più o meno è il programma di massima delle prossime giornate. E a questo punto, mentre passo la parola a Federico Valerio, che sarà quello che presenta il primo relatore di oggi, vi comunico che è stato pubblicato a cura di Ecoistituto Reggio Emilia Genova il quaderno sulle comunità energetiche rinnovabili. Federico, vuoi dirne qualcosa di più, per Sì, favore? semplicemente che questo quaderno può essere scaricato attraverso la rete, quindi prima, e poi ci sarà, si prevede anche ci sia una versione cartacea. Al momento poi, attraverso la rete digitalizzate il nome e potete scaricarlo. Io comincerei. Ecco, qui con noi oggi abbiamo il piacere di avere il sindaco del comune di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, e l'abbiamo invitato perché il suo comune, grazie al lavoro che lui ha fatto da diversi anni, e che adesso ci faremo raccontare, e dalla sua giunta, si è realizzato una serie di iniziative molto interessanti per quanto riguarda, diciamo così, un comune verde che si può così. Ecco, allora, il sindaco Giansiracusa, se pronto? Sì, io Sì, qui ho eccomi, ci sono. preparato un paio di diapositive per illustrare Ferla, no? Sì, ma intanto ne parliamo con lui. Avvocato, Un piccolo gioiello della Valle di Noto. Avvocato, ci dica tutto. sì, ci sono, eccomi. Intanto grazie per questo invito e per la possibilità che mi è stata concessa oggi di raccontare la nostra comunità, la nostra municipalità, il comune di Ferla, che è un comune della Val di Noto, arroccato sugli Iblei, che sono questi monti, queste colline nella parte interna della provincia di Siracusa, ma molto vicine anche alla provincia di Ragusa e di Catania, quindi alla parte interna della Sicilia orientale, che fu distrutta nel 1693 da un terribile sisma, e la ricostruzione post-sisma ha donato a queste comunità una straordinaria bellezza legata al barocco, il barocco, un barocco siciliano che è veramente straordinario. Ferla è pa porta naturale di Pantalica, che è patrimonio UNESCO, che è una necropoli rupestre molto interessante da un punto di vista sia archeologico che paesaggistico, e proprio nella cartina, nella mappa, si capisce bene appunto dove è collocata la nostra
municipalità, il nostro comune, nell'area interna appunto della Sicilia orientale, è anche insignito il nostro comune dell'associazione, è inserito nell'associazione Borghi più belli d'Italia, è uno dei 320 borghi che hanno questa certificazione legata alla bellezza, legata alla conservazione del centro storico e non solo del centro storico. Queste sono alcune immagini appunto delle chiese barocche, una panoramica dall'alto, quella che vedete sulla vostra destra è la chiesa di Sant'Antonio, che è monumento nazionale, è una chiesa barocca molto bella, croce greca. Gli altri invece sono i particolari della chiesa di San Sebastiano, che è il patrono. Questa macchinetta barocca, questo corpo scultoreo caratterizza la facciata della chiesa dedicata al santo patrono. Quindi insomma è un barocco che si conserva ancora bene e che ci ha consentito di appunto essere inseriti in questo network molto interessante rispetto alla promozione delle aree interne, che appunto Borghi più belli d'Italia. Andiamo con le slide oppure continuo io? Cominciavamo sì. Magari la nostra conversazione. Sì. Perché appunto questa presentazione di Ferla, un paese che a questo punto merita di essere visitato, ma merita anche di essere visitato per le iniziative appunto verdi che sono state realizzate nel vostro comune. Se ce ne può, come dire, raccontare in generale, per poi andare a parlare in particolare la cosa che ci interessava della comunità energetica, se ci dava una sintesi delle iniziative che avete fatto, che tra l'altro penso siano dovute a lei, da quanto ne so, sono 3 anni, mi pare aver capito, che sono tre mandati ha fatto il sindaco di questo comune, quindi penso che i suoi concittadini abbiano apprezzato quanto ha fatto. Ecco, se ci racconta appunto questo, il comune green, insomma, oltre a essere un comune bello. Con grande piacere, io faccio il sindaco di Ferla dal giugno del 2011 e noi a partire da quasi subito, insomma dai primi anni del mio primo mandato, siamo adesso al terzo mandato, sono stato rieletto a ottobre del 2021, quindi siamo insomma al primo anno e mezzo del terzo mandato. In questi comunque 11 anni abbiamo realizzato parecchie iniziative legate alla sostenibilità. Tutto nasce dal fatto che io sono anche assessore al bilancio del comune di Ferla. Noi abbiamo subito registrato nel nostro bilancio comunale, un bilancio di un comune di 2300 abitanti, una spesa rigida, una spesa legata al tema sia dell'efficienza energetica, quindi la nostra bolletta energetica era una bolletta molto esosa già 11 anni fa. Il tema dei rifiuti era un altro tema che colpiva le nostre casse, soprattutto le casse dei cittadini, quindi le tasche dei cittadini in questo caso. E poi c'era il tema legato più complessivamente ai servizi pubblici locali. Allora, in questi anni abbiamo provato a internalizzare buona parte dei servizi che gestiamo in economia con dipendenti del comune, quindi parliamo del servizio idrico piuttosto che della raccolta dei rifiuti, della depurazione delle nostre acque reflue, la manutenzione del verde pubblico. Quindi abbiamo portato all'interno dell'ente la gestione di buona parte dei servizi comunali e abbiamo provato a innovare nella gestione degli stessi, attivando delle azioni che poi sarebbero diventate buone pratiche. I rifiuti, sono contento nel ciclo degli incontri che voi proponete conoscere l'esperienza di Favoino, che conosco bene, ma grazie anche a persone come Favoino e al circuito di Rifiuti Zero Sicilia, noi abbiamo innovato sul tema dei rifiuti. Siamo stati il primo comune nel sud Italia, ma credo potrei dire anche in Italia, perché l'esperienza precedente era legata soltanto a 2 piccoli comuni in provincia di Torino che avevano mutuato l'esperienza del compostaggio di comunità, proprio per rimanere in tema di rifiuti, dalla Provenza. Noi abbiamo visto che questa cosa funzionava e nel 2015 siamo stati appunto il primo comune ad attivare pratiche legate al compostaggio di comunità. Questa azione ci ha consentito di risparmiare tanti soldi rispetto al tema del conferimento nelle piattaforme e negli impianti di compostaggio industriale della frazione organica, ma soprattutto di far risparmiare l'ambiente, cioè nel senso di attivare pratiche che fossero a chilometro zero, in questo caso, come dico io, a metro zero. In alto c'è una foto della prima compostiera di comunità. Poi ne abbiamo realizzato un'altra nel 2017. Questo sistema, insieme a una integrazione
con un sistema tradizionale di raccolta porta a porta della frazione organica, ci ha consentito di raggiungere percentuali importanti di raccolta differenziata, siamo quasi all'80%, ma soprattutto di ridurre tanto la produzione, diciamo, quindi prevenire un'eccessiva produzione di rifiuti attraverso appunto una serie di buone pratiche. Questo l'abbiamo realizzato in tema di rifiuti. Il Comune di Ferla è uno dei primi comuni in Sicilia che ha attivato sistemi di tariffazione puntuale, o meglio, sistemi di incentivazione per chi differenzia correttamente. Abbiamo un sistema di pesatura dal 2014 che premia i cittadini più collaborativi. E in tema di rifiuti ci siamo molto, come dire, sbizzarriti, e abbiamo realizzato un piccolo sistema virtuoso che ci ha consentito di vincere premi, di avere riconoscimenti e soprattutto di rendere la cittadinanza un servizio appunto più efficiente e più vicino alle esigenze del cittadino. Differenziamo tutta la frazione che si può differenziare, quindi non soltanto tradizionalmente la plastica, il metallo, il vetro, la carta, ma i piccoli RAE, quindi quegli apparecchi elettrodomestici, i grandi elettrodomestici, gli oli esausti, i medicinali, l'abbigliamento usato. Tra l'altro, grazie a questa nostra attività è nata un'associazione a Ferla che si occupa di riciclo creativo, che si chiama Ricicreo Ferla, che da anni promuove l'azione del recupero di quello che noi buttiamo attraverso un'attività creativa che fa rivivere i rifiuti e li trasforma in abiti piuttosto che in accessori per la casa, piuttosto che in arredamento da poter riutilizzare. Quindi abbiamo messo a disposizione di questa associazione uno spazio comunale, abbiamo creato un laboratorio comunale di riuso, e questa è una delle caratteristiche che poi ci hanno consentito di drenare anche dei visitatori che vengono a vedere non solo il barocco ma anche le pratiche legate sa che dovremmo fare una puntata apposta su questo, darle un altro appuntamento, perché sono esperienze molto interessanti che immagino interessino anche i nostri comuni. Infatti avevo visto sul sito questo riciclo creativo e mi incuriosiva molto. Bene, vediamo sul settore energia. Sì, certo, c'è qualche microfono che forse bisogna spegnerlo. Non si è mai capito che si dice la Gloria. Senti, ti piaceva la canzone quella dell'anno scorso? C'è da spegnere qualche microfono. Sì. Fatto, fatto. Li sto girando tutti. Un nuovo veniamo allora. Fatto. Sì. Okay, grazie Christopher. Possiamo venire allora a parlare della nostra comunità. Sì, al tema dell'energia. Sì, veniamo diciamo all'argomento legato all'energia. A partire dal 2015, in questa azione di efficientamento della macchina comunale, abbiamo iniziato a mettere mano anche al tema dell'efficientamento energetico. Allora, in quegli anni abbiamo ottenuto dei finanziamenti per realizzare impianti fotovoltaici in copertura dei nostri immobili comunali. Abbiamo realizzato 6 impianti fotovoltaici in altrettante in superfici di immobili comunali. Siamo stati il secondo comune in Sicilia ad attivare la pratica dello scambio sul posto altrove, cioè ovvero di rivendere l'energia, quindi una parte autoconsumarla e l'altra immetterla nel sistema, appunto di scambiandola con, quindi diciamo immettendo ovviamente nel sistema nella rete, e grazie a questa operazione abbiamo risparmiato circa 100-120 mila euro all'anno. Il finanziamento... E questa è la puntata precedente. Come? No, vedete, notizie su questo finanziamento, cos'era un finanziamento? I finanziamenti erano diversi, Federico, erano legati sia al POI Energia, che era uno strumento all'epoca messo a disposizione da parte del governo per i comuni italiani, erano dei bandi a sportello per realizzare questi impianti. Poi abbiamo ottenuto finanziamenti da parte della Comunità Europea attraverso diciamo gli avvisi. Quindi, che la regione siciliana in quegli anni non avete emanava. Fatto debiti, tanto per capirci, per questo... no, assolutamente, sono tutti finanziamenti legati ad avvisi a cui abbiamo partecipato, che consentivano appunto finanziamenti. E chiedo scusa perché su questo c'è un argomento che penso interessi appunto i nostri piccoli comuni, era quella della inadeguatezza delle strutture, diciamo, comunali a ottenere finanziamenti, a gestirli. Puoi dirci qualcosa su questo? Hai preparato i tuoi dipendenti a poter trovare soldi e utilizzarli? Diciamo così. Che questa cosa che tu dici è una cosa che riguarda buona parte dei piccoli comuni, ma non soltanto dei piccoli comuni. Io sono anche capo di gabinetto della città di Siracusa, che è una città di 120.000 abitanti da 4 anni e mezzo, ed è una vicenda che riguarda un po' tutti gli enti locali che non sono riusciti a dar vita a un turnover per una serie di vincoli di bilancio e anche di norme, a mio avviso, spesso troppo restrittive. E noi ci siamo rivolti all'esterno, nel senso che per la progettazione
Abbiamo attivato professionalità esterne, quindi ingegneri e appunto professionisti. Poi abbiamo anche però sviluppato delle competenze all'interno, nel senso questo ci ha consentito poi di creare un know-how nostro all'interno dell'ente. E poi ho avuto la fortuna di avere un assessore prima, che adesso è il presidente del Consiglio Comunale, che è un ingegnere, che si chiama Ritallo Monaco, che è un ingegnere gestionale, che ha dato una grossa mano nella, diciamo, come dire, nel coordinamento di alcune attività, nel monitoraggio. Quindi abbiamo creato comunque negli anni un gruppo di lavoro che consente, ci ha consentito di aggredire questi avvisi. Da ultimo, ad esempio, poi andiamo al tema della quota energetica, certo. Le immagini parlano proprio di questo impianto che è l'ultimo nato, anzi questo è il penultimo, perché questo è il settimo impianto, noi abbiamo già realizzato nelle more un ottavo, perché noi non ci siamo fermati dopo il tema della quota energetica, ma proprio in questi giorni c'è un avviso che riguarda tutti i comuni italiani, che è un avviso a sportello, l'inizio della data... Cosa vuol dire, scusa, sportello? A sportello significa che tu non hai, cioè significa che appena tu hai il progetto, aprono la data, okay. A partire dalla quale tu puoi presentare istanza col progetto. Se il progetto viene valutato positivamente, ti mandano immediatamente le risorse, quindi non devi aspettare, non c'è una scadenza, fino all'esaurimento del plafond che è stato stabilito dal governo. Quindi il governo ha messo delle somme a valere sul PNRR per tutti i comuni italiani, proprio sull'efficientamento energetico. Questa finestra si è aperta il 25 novembre e i comuni italiani potevano presentare progetti fino a 215.000 euro per efficientare e quindi per fare fotovoltaico in superficie, per sistemare il sistema di riscaldamento e raffreddamento di immobili comunali o per diciamo sostituire gli infissi. Noi abbiamo già ottenuto 3 finanziamenti con questo avviso a sportello, ogni comune poteva presentare fino a 5 istanze. Più o meno abbiamo ottenuto quasi 550.000 euro su 3 interventi e anche lì faremo altri 2 impianti fotovoltaici. Mi sembra che la cosa importante mentre... è che voi avevate già i progetti già pronti, o sbaglio? Avevamo in questo caso ci abbiamo lavorato, questo avviso, la finestra partiva dal 25 novembre, ma c'era stata già una comunicazione ufficiale in cui si diciamo preannunciava questo avviso, quindi noi abbiamo iniziato a lavorarci alla fine dell'estate per attivare appunto queste misure. Invece le immagini che vedete riguardano invece la comunità energetica rinnovabile. Ed è questa è la comunità energetica. Questo è l'impianto. Che ha servizio della comunità energetica. Sì, giusto? È l'impianto, tra l'altro, paradossalmente è l'impianto più piccolo che abbiamo degli altri. È un impianto da 20 kW. E vi racconto anche la storia di questo intervento, perché questo è un intervento invece complessivo di efficientamento energetico dell'immobile. Ecco, sì, comunale. È molto interessante. Sì, poi ti darò qualche domanda specifica, sì, ma certo. Tanto raccontaci un po' la. Com'è andata questa? Questo è appunto, noi abbiamo ottenuto questo finanziamento su una misura del vecchio POFESR, che è la vecchia programmazione comunitaria 2013-2020 della regione siciliana, quindi soldi comunitari che vengono gestiti qua dalla regione, ed era proprio sull'efficientamento energetico. Noi abbiamo ottenuto 700.000 euro di finanziamento per rifare, o meglio, per rendere efficiente da un punto di vista energetico tutto il palazzo municipale, il palazzo storico che ospita appunto il municipio di Ferle. È un palazzo del 700, quindi abbiamo rifatto la copertura, abbiamo sostituito gli infissi, abbiamo appunto realizzato un impianto di raffreddamento e riscaldamento centralizzato, temporizzato, e poi anche in copertura era prevista questo impianto. Io su questo però vorrei già subito avrei la prima domanda. Siamo in un centro storico, vediamo che le tegole sono tegole antiche probabilmente, con i tipici colori, immagino, no? di gran parte della dei tetti di Ferla, sì. E la sovrintendenza vi ha autorizzato senza colpo ferire? Perché questo è uno dei problemi che in Liguria... Senza colpo ferire non lo possiamo dire, nel senso che la sovrintendenza ha richiesto un'integrazione al nostro progetto. Noi abbiamo convinto la sovrintendenza utilizzando colore. Questa è stata la chiave di volta, no? Questo colore che... Non è un colore fisico, è proprio il colore del pannello, no? Sì, diciamo è un colore del pannello che ha delle caratteristiche tecniche diverse, anche diciamo molto più costoso, insomma due anni fa lo era, e anche una minore resa, diciamo da un punto di vista della potenza, diciamo, quindi non ha delle caratteristiche performanti come quelle tradizionali, ma a noi poco importava, perché a noi interessava comunque realizzare in centro storico
questo intervento di efficientamento che comprendeva anche l'impianto. E abbiamo vinto le resistenze della soprintendenza di Siracusa, abbiamo fatto anche diciamo scuola, perché questa nostra pratica poi è stata diciamo anche copiata, o comunque diciamo abbiamo dato la nostra progettazione, le nostre carte anche ad altri comuni che hanno chiesto. Anche sì, comuni non solo siciliani, comuni di altre regioni, per esempio comuni della Campania hanno lo stesso problema. Quindi questo è, ripeto, l'impianto che ci ha consentito a gennaio dello scorso anno, del 2020, gennaio del 2021, quindi adesso di 2 anni fa, di attivare l'iniziativa della comunità energetica. Lo abbiamo fatto grazie, a proposito del fatto che spesso, molto spesso all'interno degli enti non ci sono le professionalità, abbiamo attivato una felice collaborazione con l'Università di Catania, col Dipartimento di Giurisprudenza, di Legge, che è guidato, diciamo, l'ordinario di diritto civile e di diritto privato è una professoressa che si chiama Marisa Meli, che organizza ogni anno al Dipartimento di Giurisprudenza un master di secondo livello sulle tematiche ambientali, un master trasversale molto interessante. Noi collaboriamo da anni con la professoressa Meli parlando di sostenibilità e facendo delle lezioni frontali proprio all'interno del piano formativo del master, e la professoressa Meli ha proposto al comune, ha proposto a me, alla mia giunta, di attivare una sperimentazione su una comunità energetica. Lei aveva all'interno del master 2 avvocati molto in gamba e molto che si erano molto concentrati nell'approfondimento di questa possibilità normativa che era data in Italia dal recepimento parziale della direttiva RED 2, che è la direttiva proprio sulle rinnovabili. E appunto gli avvocati Milena Pafumi ed Enrico Germanà hanno collaborato col comune di Ferla e quindi sono stati il nostro braccio operativo, e a marzo del 2021 abbiamo iniziato l'iter con una prima delibera di giunta, un avviso pubblico che dava la possibilità ai cittadini di manifestare il proprio interesse per iniziare col comune di Ferla questo processo legato alla costituzione di una comunità energetica. Da lì altri atti amministrativi della giunta, e a maggio del 2021 in consiglio comunale abbiamo approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione non riconosciuta, che è il soggetto giuridico che ha dato vita alla comunità energetica. Quindi, scusami, i cittadini a questo punto non sono stati ballevati da tutta la parte burocratica? Sto pensando a un condominio che decide di trasformarsi in comunità energetica. La vedo veramente difficile, no? Trovare chi diciamo si prende responsabilità. Quindi è il comune che fa da capofila di questa iniziativa, giusto? Il comune fa da capofila, il comune si è fatto carico delle spese iniziali, anzi delle spese che sono state necessarie, anche quelle diciamo legate appunto alla parte burocratica. Il comune è stato il facilitatore e il promotore dell'iniziativa, ma la cosa interessante è che nella stesura dello statuto, dell'atto costitutivo, il comune di Ferla, comunque facendo parte, quindi il comune di Ferla è il comune che ha messo a disposizione poi l'impianto e che ne metterà a disposizione altri, ma il comune è il soggetto che all'interno della compagine sociale dell'associazione comunque ha un voto, così come ce l'ha il cittadino che ha aderito, quindi non c'è una predominanza del comune nella il peso del comune è uguale a quello del cittadino che aderisce. È identico, così. Il peso è identico. Per una limitazione tecnica dovuta al recepimento parziale della direttiva si lavora sulla cabina secondaria, cioè ovvero c'è in questo momento una forte limitazione. Se puoi spiegarla un attimo questo aspetto un po' tecnico, ma penso che sia interessante. Sostanzialmente nella fase iniziale, e la direttiva che è stata recepita in Italia è stata recepita da un articolo del mille proroghe di quel momento storico, e dall'articolo precedente all'articolo 42 bis di questo decreto, che dà la possibilità di fare comunità energetiche solo sulle cabine secondarie, che sono tantissime in un comune, anche a Ferla sono tante. La cabina primaria invece è una cabina di trasformazione molto, che serve una quantità di utenze molto più elevata. Quindi banalmente nella nostra comunità energetica tanti cittadini che volevano far parte non potevano far parte della comunità energetica perché legati a una cabina secondaria differente. Finalmente sembrerebbe da qui a giorni, insomma ce lo dicono ormai da tanti mesi, che avremo il decreto attuativo che ci consentirà di lavorare sulla cabina primaria, ma noi ci siamo concentrati, perché non potevamo fare diversamente in quel momento, sulla cabina
secondaria. Quindi faccio un esempio. Persone che vivono come la mia famiglia a poche centinaia di metri, anzi a 100 metri dall'impianto che voi vedete in foto, nonostante abbiano fatto l'istanza, non sono entrato a far parte della guida energetica perché non afferenti a quella cabina secondaria. Quindi questo ha creato una forte limitazione. Ma voi considerate che il nostro è un progetto sperimentale che comunque ha dato la possibilità a quattro utenze di entrare a far parte della guida energetica. Due utenze commerciali, quindi una merceria e un supermercato che è molto energivoro, e due utenze domestiche. Avete molto più richieste comunque? Così abbiamo avuto molte più richieste, ma abbiamo dovuto negare perché non c'era la possibilità, appunto. Mi interessava anche capire come aveva risposto la cittadinanza a questa possibilità. Ecco, quanto, per esempio, le conoscenze anche scientifiche di come funziona, perché non credo, dalle statistiche che ci sono dice che molta gente in Italia neanche sa cosa siano le comunità energetiche. Sì. Quindi probabilmente bisogna fare molta comunicazione, informazione e anche formazione, immagino. Forse ve ne siete occupati anche voi, no? Sì, ce ne siamo occupati noi e abbiamo fatto anche questa attività, nel senso, considerate anche che quello era un momento storico in cui gli incontri in presenza non si potevano nemmeno fare, quindi noi abbiamo avviato una serie di call di comunità, abbiamo usato Facebook, abbiamo usato le piattaforme per incontrare i cittadini con questi tecnici di cui vi parlavo, quindi questi avvocati. Abbiamo spiegato come funziona, che cos'è una comunità energetica. Abbiamo, prima di questi incontri, sui social promosso un social teaser, quindi abbiamo cominciato a inondare i nostri canali ufficiali, quindi sia Instagram che Facebook, i canali del comune, di alcune immagini che poi preannunciavano la nascita della nostra comunità energetica. Basta andare sul profilo sulla pagina Facebook del comune di Ferla o sul profilo Instagram e andate, scorrete un po' indietro con le immagini. Questi social servono, insomma, usati bene funzionano. Sì, funzionano, devo dire che funzionano, abbiamo creato questa curiosità per poi annunciare la nascita di Common Light, mettiamo insieme le nostre energie, che appunto è la nostra comunità energetica. Abbiamo spiegato in alcuni incontri dedicati di cosa si trattasse e poi abbiamo chiesto ai cittadini di avere fiducia. D'altronde c'era anche un tema, non c'era nessuna controindicazione, non abbiamo chiesto ai cittadini se non una quota veramente simbolica per far parte dell'associazione. Il cittadino non ha avuto un costo, il cittadino sta partecipando solo come consumatore e non ancora come produttore, ma comunque ha dei vantaggi nell'adesione dall'adesione alla comunità energetica. È possibile fare un bilancio anche economico sia per il comune che per... Guarda Federico, ti spiego anche cosa è accaduto, perché noi stiamo raccontando, diciamo, la parte bella, nel senso che c'è tutta una parte burocratica molto onerosa. Il comune di Ferla, quindi, per raccontare la storia, riprendere la storia della comunità energetica, poi a novembre del 2021 finalmente entra in funzione questo impianto da quel momento l'ingegnere Lomonaco, di cui vi parlavo prima, inoltra l'istanza al GSE, che è il gestore dei servizi energetici in Italia, che si occupa quindi della gestione dei servizi energetici, per chiedere il riconoscimento della comunità energetica all'interno del portale, quindi con un'istanza formale. Questa istanza istruttoria è durata parecchi mesi. A maggio del 2022 finalmente riceviamo una nota da parte del GSE che ci comunica che la nostra comunità energetica è funzionante a far data dal 28 febbraio. Quindi dal 28 febbraio 2022 noi lavoriamo in comunità energetica. Però noi abbiamo ricevuto i primi incentivi, perché la cosa che cos'è poi la comunità energetica? È questo scambio virtuale che viene realizzato da un produttore e da un consumatore che sta in un contesto di prossimità. E questo scambio viene valorizzato dal GSE attraverso un incentivo dedicato. Quindi cosa accade? Accade che io produco energia da questo impianto fotovoltaico. Una parte la consumo per l'utenza del comune, una parte la immetto in rete, e questa cosa qui, che si chiama prelievo, viene già pagata dal PUN, che è il prezzo unico nazionale. In più, in quella fascia oraria in cui io immetto energia nel sistema e le utenze che fanno parte della comunità consumano, quindi prelevano energia dal sistema in quelle ore, quel prelievo viene ulteriormente incentivato. Funziona così più o meno. Io ci ho impiegato diversi mesi per capirlo, quindi non è una cosa molto semplice, ma
la roba che vorrei trasmettervi e comunicarvi è che quindi questa modalità di scambio di energia con il prossimo, con il vicino, viene incentivata dal GSE. Ti risulta che i cittadini abbiano modificato le loro abitudini anche grazie appunto a questo collegamento? No, si deriva ancora per una ragione. No, in realtà perché appunto manca questa parte finale. Cioè nel senso che noi soltanto qualche giorno fa abbiamo ricevuto i primi incentivi economici e i primi dati sullo scambio dell'energia che è avvenuta dal 28 febbraio 2022 al 30 novembre 2022. Quindi abbiamo questi 8-9 mesi di primi incentivi. I nostri tecnici, cioè i tecnici dell'università più quelli del comune, stanno elaborando i dati perché ci è arrivato un macro dato economico e poi invece tutto il dato del flusso degli scambi energetici e già si vedono delle cose, ma non abbiamo ancora elaborato i dati. Poi appena ce li avrò, come abbiamo fatto, perché voi se andate sul sito del comune di Ferla e nel motore di ricerca mettete Common Light, troverete tutto il materiale di cui vi sto parlando, compreso un video promozionale, delle slide, delle delibere di giunta, tutto quello che abbiamo fatto lo trovate lì, quindi basta mettere Common Light sulla pagina del Comune di Ferla. Non appena avremo i dati elaborati, metteremo anche quei dati lì. Quindi comunque... Faccelo sapere, perché a nostra volta li gireremo, perché mi sembrano molto interessanti. Quindi a noi manca l'ultimo pezzo di questa storia, che è la fase del monitoraggio e della implementazione, ancorché noi, come dicevo prima, stiamo lavorando per una... per la realizzazione di altri impianti che ci consentiranno di lavorare sulla cabina primaria, tant'è che con Lega Ambiente Nazionale, la cosa molto interessante è che poi a dicembre del 2021 con Lega Ambiente Nazionale, con l'ufficio energia che è diretto da Catiuscia Eroe e con Maria Teresa Imparato, che è il presidente di Lega Ambiente Campania, abbiamo lanciato il manifesto delle CERS, cioè delle comunità energetiche rinnovabili solidali, in cui il tema della democrazia energetica, il tema della solidarietà, era un tema che volevamo sottolineare come fondativo di questo processo di cambiamento. E quindi non semplicemente, come dico sempre io, quella della CER non è una infrastruttura materiale, ancorché è necessario un investimento di natura materiale, ma è un'infrastruttura immateriale, perché è una modalità per mettere in relazione, per socializzare all'interno delle comunità gruppi di persone che ormai, per una serie di ragioni che insomma qui si aprirebbero, ci vorrebbero quattro incontri, non si parlano più, non hanno più relazioni, non hanno più diciamo modalità di condividere. Considerate che nella nostra comunità energetica ci sono delle persone che appunto non si parlavano, eppure grazie alla comunità sono tornate a parlarsi. E non è una roba che racconto così, ma è la verità. Interessante. Quindi, che cosa aspetta. Sì, io credo che le comunità energetiche rinnovabili saranno nel futuro, nel prossimo futuro, una modalità anche di rileggere. Senti, io su questo volevo chiederti, vista la tua esperienza estremamente importante, hai avuto la sensazione che c'è chi marcia contro, insomma, che questa cosa tutto sommato, proprio per la sua... spinta rivoluzionaria, direi, anche questo fatto di fare in modo che la gente ti ritorni a parlare non è una cosa da poco in questo contesto. Hai questa sensazione? Cioè le grandi, tanto per dire, i grandi produttori di energia possono cominciare a capire che ci può essere qualche problema per loro? E quindi in qualche modo ostacolare? Sì, diciamo una domanda, che... poi... spero di sbagliarmi. Sì, no, guarda, in realtà Federico non ho una risposta, nel senso che ho un convincimento però. Indubbiamente i grandi player che si occupano di energia stanno da tempo provando a fare comunità energetica, nel senso che è un asset di cui insomma si stanno occupando, perché ovviamente è nel loro business. Però io ho riscontrato in alcuni di loro delle difficoltà nella messa a terra di questi progetti, proprio per le ragioni che dicevo prima, cioè non si tratta di una infrastrutturazione materiale, non si tratta di un'infrastruttura, ma si tratta di una roba diversa. Cioè tu per fare la comunità energetica devi avere la comunità, quindi non arrivi a fare un investimento, altrimenti sarebbe anche cosa molto semplice e probabilmente ce ne sarebbero molte di più comunità energetiche. Per fare una comunità energetica servono gli impianti, serve una strutturazione giuridica, serve una strutturazione sociale. Se non hai quella lì, tutto il resto non lo riesci a mettere a terra. Ma quindi... motivo di più pensare che il comune devono essere in qualche modo i motori di questa iniziativa, no? I comuni, cioè... le associazioni, di interesse, le associazioni come le vostre, cioè quello che voi state facendo stasera è molto importante, perché comunque divulga una conoscenza, una comunicazione. Questo fa parte del nostro compito, ma questo aspetto burocratico...
importante, anche diciamo il fatto di far comunità, ecco, se non fa comunità il comune, sì, se mi permettete anche, sì, il gioco, sì, di parole. Ma aggiungo una cosa, Federico, per lanciare un messaggio. Posso inserirmi con una domanda? Ho letto da qualche parte che un ETS, un'associazione del terzo settore, non può far parte di una comunità energetica, me lo confermi? Allora, guarda, in realtà non è proprio così, nel senso che nella fase iniziale era così, so, però mi riservo di poi, diciamo, di fare un approfondimento, che questa vicenda è stata posta dalle varie associazioni al governo, e credo che nella stesura finale del decreto attuativo che attendiamo questa cosa sia stata superata. Però non te lo sto qui a dire, nel senso che ho bisogno poi di, diciamo, cioè non te lo posso confermare, ho bisogno di verificarlo. Molto spesso un ETS è un polo di aggregazione. Certo, certo. No, io volevo dire un'altra cosa però sull'aspetto, prego, burocratico, perché noi abbiamo avuto tantissime difficoltà sia sul tema del ricevimento dei dati, quindi di vedere se l'utenza di Michelangelo Gian Siracusa era effettivamente legata a quella, quindi se il pod dell'utenza di Michelangelo era legata a quella cabina o no. Abbiamo avuto difficoltà ad avere il riconoscimento da parte di GSE, abbiamo difficoltà ad avere gli incentivi, però è tutta una cosa secondo me iniziale, voglio essere molto positivo su questo, nel senso che ci siamo tutti mossi nell'ambito di una innovazione rispetto al tema della condivisione dell'energia, che non è mai accaduto, da un lato, e dall'altro lato in un tema regolatorio normativo ancora lacunoso. Io penso, anche perché poi il governo su questo ha già scritto, si è preso già degli impegni già il governo precedente, nel senso che ha detto che pubblicherà per esempio una piattaforma, ci sarà una piattaforma in cui il cittadino potrà collegarsi e semplicemente prendendo la propria bolletta e prendendo il proprio pod, inserendo il pod in questa piattaforma, in questo form, capire a quale cabina è legata. Quindi si sta lavorando a questa banca dati e pare che anche questa sarà pubblicata da qui a breve. Cosa voglio dire? Che c'è tutta questa parte burocratica che sembra molto pesante e che in effetti lo è stata, che a mio avviso da qui a breve troverà delle semplificazioni. Quindi certo, anche un'associazione può diventare il soggetto aggregatore di questo processo. Se lo fa ovviamente il comune, come è stato nel nostro caso, il comune ha una forza e ha una capacità anche aggregativa, e specie nel nostro caso questa cosa è stata ancora di più rafforzata dal fatto che ci occupiamo di ambiente da 10 anni, quindi, come dire, il cittadino è abituato da parte nostra di poter ricevere proposte di questa natura, cioè non è, magari la prima volta quando abbiamo parlato di compostaggio di comunità erano 8 anni fa, 10 anni fa, era diverso, parlavamo di strategia rifiuti zero, oggi parliamo di energia, ma abbiamo fatto tante altre cose in mezzo, la gente lo sa che comunque noi ci dedichiamo a questo aspetto dell'impatto, a questo aspetto, diciamo, della sostenibilità economica, certo, e soprattutto ambientale, perché io, esatto, sottolineerei che i due aspetti sono strettamente legati, non c'è solo un tema di sostenibilità ambientale, ma c'è un tema di sostenibilità economica, le due cose insieme, vi assicuro che in questi anni noi abbiamo dimostrato che possono dialogarsi. Cioè non sono aspetti così. Questa vostra distanti. Esperienza è molto interessante. Io, scusa, ti direi, intanto se c'hai qualche consiglio da dare ai tuoi colleghi di altri comuni, perché sicuramente li stiamo contattando. Ecco, poi darò poi la parola a Legambiente che sta seguendo per questa tematica a livello ligure, a Federico Berromeo che ci sta sentendo. Appunto, poi magari riprendiamo. Ecco, volevo anche dire, se c'è qualcuno, una cosa tecnica, se ci sono domande, per cortesia, lo scrivete su chat, che poi sarà Maria Teresa a dirla. Preferiremo questo. Un paio di domande in chat. Ecco, ok, d'accordo, poi le vediamo dopo. Le ho viste, sì. Le ho già lette alcune. No, volevo dire questo, la cosa che mi sento di consigliare, poi nel senso ognuno, diciamo, anche... sono sensibilità sicuramente diverse, però la cosa che in questi 2 anni ho tante volte ribadito quando ci sono stati incontri come quello di oggi pomeriggio, ma anche nei seminari, incontri in cui sono stato invitato, è quella di comunque non aspettare. Non aspettare il decreto giusto, non aspettare la semplificazione, non aspettare che accada qualcosa, ma iniziare a fare. E come? In tanti modi. Per esempio, noi abbiamo utilizzato il governo centrale da 4 anni a tutti i comuni italiani, riserva una quota
in base alla una quota finanziaria in base alla popolazione legata all'efficientamento energetico. Cioè tutti i comuni italiani ricevono ogni anno delle somme dal governo centrale per fare efficientamento energetico. Nel caso di un comune sotto i 5.000 abitanti, il budget annuale è di 50.000 euro. Noi, ad esempio, con questi 50.000 euro, lo scorso anno li abbiamo destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 35 kW sulla caserma comunale che è di proprietà del comune. Quindi, perché faccio questo esempio? Perché bisogna assolutamente iniziare ad investire su questo con le risorse che abbiamo a disposizione. Quindi non aspettare che vi sia una semplificazione, non aspettare che sia tutto più semplice, ma iniziare a lavorare per rendere la macchina comunque pubblica più efficiente. Questa è una cosa comunque che penso sia nel nostro statuto di amministratori locali, cioè non è una cosa che bisogna, al di là della comunità energetica, cioè non è che abbiamo bisogno della comunità per fare questa cosa qui. Questo però è un passo importante che crea delle precondizioni per poter fare la comunità appunto energetica. E questo lo dico proprio in maniera molto, molto, molto semplice, diciamo, e molto anche... Sì, mi sembra un consiglio veramente importante. E poi appunto questa, tanto per vedere quanto lei sia attivo nel promuovere questa cosa, questa deduco era una manifestazione di Lega Ambiente. Nazionale, davanti. Sì, sono accanto al presidente nazionale che è Stefano Ciafani, che è proprio accanto a me sulla sinistra, sì, proprio lui, Stefano. Questa è stata a novembre, adesso finalmente sembrerebbe che questa vicenda si sia conclusa, ancora non ci abbiamo i decreti, però mi ho fatto un sit-in al MASE. La parola adesso a Federico Borromeo, e chiederei a Maria Teresa se magari togli la fotografia, così possiamo vedere chi parla. Federico è in linea? Sì, ci sono, mi vedete, mi sentite? Non ti vediamo, ecco, non ti vediamo, sì, ma ti vediamo e ti sentiamo. Ok, mi vedete e mi sentite. Sì, ciao. Se ti presenti, lo magari vediamo, un attimo, ecco qua. Se ti presenti e poi appunto se ci puoi raccontare com'è la situazione qui da noi. Intanto saluto tutti quanti, quelli che ci sono, sia in presenza che online. Io sono Federico Borromeo, come diceva Federico Valerio, sono direttore di Lega Ambiente in Liguria e diciamo così, insieme ad altri pezzi notevoli dell'associazione, mi occupo di quello che all'interno, diciamo, della strategia della nostra associazione, quindi il tema dell'energia in particolare, poi le declinazioni del tema dell'energia sono una delle priorità assolute di questo periodo, insomma, che noi su questi temi abbiamo già fatto molto, molto stiamo facendo, molto vogliamo ancora fare. Oggi che cosa stiamo facendo sostanzialmente in Liguria? Il sindaco già accennava, no, ad alcune linee guida che poi stiamo applicando in giro per l'Italia, in particolare con Catiuscia Eroe, con Maria Teresa Imparato, che lavorano, Catiuscia Eroe, su tutto il settore energetico, Maria Teresa Imparato specificatamente sulle CER, perché ha seguito la CERS di San Giovanni a Teduccio e l'obiettivo, diciamo così, nostro è quello di costruire una sorta di rete, adesso poi vedremo con quale forma e con quale modo, perché useremo anche lì il metodo della partecipazione e del consenso, quindi non imponiamo una linea, ma il concetto è quello di mettere in rete le comunità energetiche rinnovabili e solidali per poter svolgere quelle funzioni. Le diceva bene il sindaco, non le sto a riprendere, anche perché questa esigenza qui, diciamo che a noi c'è nata per comune pensare, ma anche per, diciamo, in una logica dialettica e di relazioni proprio con i sindaci, con gli enti locali, con coloro i quali hanno costruito già le prime comunità rinnovabili. In Liguria che cosa sta succedendo? Allora, la faccio molto schematica e non entro troppo nel tecnico. Da un lato, poi ha ragione sempre anche qua il sindaco, non bisogna aspettare, però ci sono alcune situazioni in cui il decreto attuativo che dovrebbe uscire, ma non è la prima volta che lo diciamo, in teoria nei prossimi 15-20 giorni, soprattutto per quello che riguarda le cabine di trasformazione, cioè le cabine primarie e secondarie, brutalmente, senza entrare nel tecnico, che cosa sono?
Le cabine primarie sono quelle che riducono sostanzialmente, diciamo, le alte tensioni alle medie tensioni, mentre le cabine secondarie, la sto brutalizzando, chiedo scusa ai tecnici, ma sono quelle che riducono le portate di media tensione alle portate di bassa tensione, quindi sostanzialmente quelle che poi arrivano nelle nostre case, nelle nostre aziende e quant'altro. Ora, il tema qual è? È la diffusione di queste cabine sul territorio e di conseguenza il perimetro nel quale si può costruire la comunità energetica. Ovviamente il tema è un tema di sostenibilità economica, ma è anche, per quello che ci riguarda e per l'impostazione che diamo noi rispetto alle CERS, un problema anche di sostenibilità sociale, perché creare la comunità rispetto a chi ci sta dentro e chi non ci sta dentro è parte, no, complessiva del lavoro da questo punto di vista. Quindi questa è la prima questione. L'altra questione invece è come si finanziano, no, queste robe, perché i comuni inferiori a 5.000 abitanti hanno la possibilità di finanziarle attraverso il PNRR, perché sapete che la misura, diciamo, si limita a quella tipologia, quindi c'è l'asticella a 5.000 abitanti, quindi quando i comuni vogliono diventare attori possono presentare questo tipo di progetti. Uno dei, diciamo, delle criticità che c'è da questo punto di vista e su cui dobbiamo tutti fare la nostra parte, a cominciare ovviamente dagli enti locali e anche da regione, lo dico perché l'ho detto anche a loro, sarebbe quello di mettere a disposizione dei mezzi di prefattibilità per i piccoli comuni. Perché? Perché i piccoli comuni sono spesso, la dico male, ma un po' al gancio come struttura, nel senso che il patto di stabilità impone un organico che sostanzialmente ha giri contati. Nel momento in cui tu vai a inserire una parte che è anche complessa per sua natura, la costruzione della comunità, perché deve tenere insieme, le vie della costruzione della comunità con le vie degli aspetti giuridico-legali, con le vie dell'aspetto tecnico, che devono partire addirittura dal censimento dell'installato oppure dall'installabile e capire, no, il rapporto tra consumatori, produttori, e tutta la parte anche relativa al software per gestire, perché poi il GSE ti dà i collegamenti, però c'è una parte di gestione, del consumo che ha cura della comunità stessa. Dico questo non per spaventare nessuno, ma per rendere chiaro, no, come sono questo tipo di situazioni. Ora, per alcuni comuni c'è una difficoltà a poter avere questo tipo di progettazione, se non con determinati supporti, una sorta, adesso la butto un po' lì per farmi capire, una sorta di sportello energia che va a supportare i piccoli comuni sul PNRR per quel tipo di progettazione, fatto da regione, da enti locali anche intermedi laddove occorrono, ma anche, guardate, da associazioni, da enti del terzo settore, perché poi noi da questo punto di vista siamo disponibili anche a fornire, insomma, una serie di anche di competenze, no? Perché poi noi su determinate tipologie abbiamo in realtà anche i progettisti, perché se pensate ai nostri progettisti che fanno i progetti europei anche su altre materie, però parlano quella lingua lì, adesso la brutalizzo e non voglio dire altro. Poi invece le altre principali linee di finanziamento sostanzialmente sono quelle relative al FESR, che comunque, la misura 2-3, perché lì, la misura è quella della riduzione dell'impatto legato alla questione del CO2 rispetto al cambiamento climatico, però ci sono delle dotazioni economiche che possono finanziare anche situazioni, e lì non c'è neanche il limite, no, rispetto ai 5.000 abitanti, quindi si possono fare situazioni anche un pochino più articolate. Poi ci sono gli strumenti del credito, ci sono gli strumenti del crowdfunding, ci sono strumenti di finanziamenti privati che comunque da un certo punto di vista
possono anche non essere esclusi, no? Perché se nel business plan si fa una sorta di conferimento di autocreazione, per esempio chi ha già installato del fotovoltaico nella sua azienda, chi ha già fatto altro, addirittura si può andare a break even su dei piani economici che altrimenti non ci starebbero, no? Scusa, ragionamento... sembra che qui in Liguria queste cose non funzionano, sbaglio. Vabbè, io non è che non funzionano, alcune cose stanno funzionando, okay. perché sai, Federico, i due Federici, magari ecco i progetti che ci abbiamo in capo, scusate l'intromissione, cioè i progetti che abbiamo. Scusa, magari perché poi volevo anche dare spazio alle domande che ci sono. Quindi magari certo, se Fede vi spiega un attimo quali sono anche i comuni che abbiamo coinvolti. Sì, ho fatto questa panoramica perché è un criterio un po' generale. No, ma hai ragione. Per far capire, però, sui progetti che abbiamo in campo, poi in realtà ci vado più velocemente perché stanno all'interno di questo ragionamento. Certo. Vi faccio sostanzialmente tre esempi. Col Comune di Genova stiamo ragionando per 5 comunità sostanzialmente, no? E ci si sta ragionando da vari punti di vista. Lì il tema della cabina primaria è un problema, cioè nel senso perché sul Comune di Genova il tema del decreto attuativo delle cabine vai proprio a vie, cioè diventa una pazzia. Primo esempio. Altro esempio, sul comune di di Brugnato principalmente, ma adesso stiamo vedendo anche lì sul discorso di Borghetto, lì per esempio il tema è quello di costruire struttura, no? Per il motivo che dicevo prima, cioè poi hanno la possibilità di andare a prendere i finanziamenti, ma in questa fase no. Allora, noi abbiamo sviluppato un progetto che si chiama BECOM-E, insieme ad Azzero CO2, a Kyoto Club e Lega Ambiente, in cui siamo andati a finanziare un tot di realtà di questo genere, cioè condizioni per sviluppare, ma non condizioni per la prefattibilità, e stiamo seguendo questo tipo di percorso, mettendo a disposizione dei finanziamenti sia economici per le cose necessarie, ma anche in termini di risorse, appunto, sulla formazione, sullo sviluppo, sull'affiancamento alla progettazione. Giusto per farvi due esempi, no? Sì, io chiedo scusa, ma chiederei se magari appunto... vediamo, ci sono due domande. La terza flescissima. Nel comune di Sestri Levante, grazie al fatto che il comune aveva una concentrazione perché c'era il centro del riuso, il comune, i magazzini comunali, un campo da calcio, si sono riusciti a mettere insieme un po' di pannelli, lì no, si va a costruire la comunità perché economicamente sta in piedi già con l'autoconsumo del comune. Grazie Federico. Grazie. Scusate, vediamo un altro le domande. Ma il mio ruolo mi impone di ricordarvi che fra 5 minuti abbiamo l'altro collegamento. Sì, bisogna vedere se c'è. Quindi... Prego. Vediamo le domande allora. Andiamo a concludere perché se arrivano gli altri. Sì, ma con le domande. Ok, allora, prima delle domande c'è una precisazione sul quaderno di Ecoistituto, che online è possibile ordinare anche la versione cartacea con le foto a colori, non solo scaricarela, come avevi detto tu Federico, è una precisazione sì, certo. Che fa Enzo Tortello, presidente di Ecoistituto. Invece Giovanni chiede dove si può avere lo statuto, se si può avere lo statuto costitutivo delle CER. E queste domande erano rivolte all'avvocato Gian. Sì, su quel link dovrebbe esserci anche lo statuto, ci sono tutti gli atti, c'è l'avviso, ci sono le quale link? Questo qua che vi dicevo, basta mettere sulla pagina del comune di Ferra. Ah, okay, adesso magari pensavo adesso magari di riportare il link. Vi do anche il link in chat. Non so se lì c'è lo statuto, ma eventualmente me lo richiedete, io ve lo fornisco. Gli atti amministrativi, diciamo, delibere, c'è tutto. Quindi benissimo, provo, quindi dal sito del comune vostro si può arrivare a tutte queste informazioni. Sì, un'altra domanda era se i municipi possono costituirsi come comunità energetica. I municipi delle città più grandi? Sì. Sì, cioè nel senso possono fare quello che ha fatto il Comune di Ferla, possono essere facilitatori più che costituirsi tutti in... Cioè, non capisco la domanda, cioè il municipio può essere... Grazie, può essere il soggetto che è facilitatore? Sicuramente sì. Chi ha fatto la domanda è presente, chiedo a Graziella di precisare. Sì.
Dov'è? Non c'è più. Vabbè. Sì, ma comunque pensavo che si riferisse ai municipi. Quindi quale potrebbe essere il ruolo dei municipi in una grande città? Quello come da facilitatori. E beh, sì. Stefano Sarti ci informa che fra due minuti deve staccare. Ok. Sì, d'accordo. Allora, al momento è nel distribuzione è abbastanza restia a fornire l'atlante delle cabine primarie per questioni di sicurezza. Okay. Sì, però il decreto prevede, nonostante le diciamo resistenze di Enel distribuzione, questo non mi ricordo ora qual è il decreto, ma c'è a un certo punto in questa normazione che si è diciamo susseguita un articolo che prevede questa banca dati di cui parlavo, cioè questa possibilità al cittadino di poter data al cittadino di poter accedere a queste informazioni. Quando abbiamo incontrato il ministro, il vice ministro Gava, perché poi abbiamo fatto un sit-in a novembre sul tema delle unità energetiche davanti al Ministero dell'Ambiente, prima Mite, oggi Mase, abbiamo incontrato il ministro, il vice ministro Gava e in quell'occasione abbiamo chiesto anche questa informazione col presidente di Legambiente Nazionale Stefano Ciafani e ci è stato detto che questa l'attività di, come dire, ricognizione, che non era affatto semplice, stava per essere compiuta e a breve anche lì avremmo avuto questi dati nonostante le resistenze del distributore o dei distributori. Questo era il sit-in che avete fatto? Sì. Cioè, abbiamo chiesto i decreti attuativi, ovviamente, in quel sit-in, ma siamo stati ricevuti dal vice ministro Gava. In quell'occasione abbiamo, diciamo, sciorinato una serie di questioni che avevamo da discutere, insomma. Un'altra domanda da Anna Maria Guglielmino del comune di Vogliasco è se esiste un coordinamento dei comuni che stanno lavorando su questo. Non c'è un... Cioè, allora, ci sono... Allora, ci sono degli istituti di ricerca, delle fondazioni piuttosto che delle università che hanno fatto dei report. Legambiente è uno dei soggetti che è più sul pezzo, nel senso che ha realizzato un report e ha una, diciamo, fatto una ricognizione delle comunità esistenti, ma in realtà non c'è un coordinamento delle comunità. Con alcuni di loro però ci parliamo, ci siamo confrontati perché ci siamo incontrati nei vari seminari, per esempio, ripeto, con Maria Teresa Imparato. Con l'esperienza di Napoli noi abbiamo lavorato insieme, con E Nostra, con la cooperativa E Nostra abbiamo fatto delle cose insieme, cioè, ci sono comunque delle realtà che ormai si parlano, ma non c'è un coordinamento dei comuni che sono, cioè, considerate che da ultimo diciamo bilancio del GSE di qualche giorno fa alla Fiera del Levante c'era un evento sull'energia e c'era presente GSE, si parla soltanto di 20 comunità energetiche in Italia riconosciute, quindi soltanto 20, alcune anche di quelle storie che ancora non hanno avuto riconoscimento come quella di Napoli, per esempio, cioè nel senso è molto faraginoso come vi raccontavo, quindi sono soltanto una ventina quelle che sono riconosciute e meno di 10 quelle che hanno ricevuto gli incentivi, quindi siamo in questa, la fotografia attuale è quella che vi sto raccontando. Poi ci sono tantissime iniziative che sono partite nei territori, alcune sono fermate, altre sono in fase di studio di fattibilità, insomma c'è tanto comunque movimento, tanto fermento. Sì, infatti qui c'era un'osservazione di Enzo che diceva che le disposizioni del decreto attuativo non invitano certo a fare in fretta, anzi hanno fatto stoppare i lavori perché pongono tutta una serie di limiti temporali alle installazioni. Sì, però ripeto, non collaborano. Posso permettere, ha ragione Enzo, però mi posso permettere di dire che comunque questa non deve essere la scusa per stare fermi, cioè nel senso ci sono delle difficoltà, ma intanto bisogna attivare processi, confronti, con momenti di conoscenza, momenti di condivisione, certo. E soprattutto i comuni, perché lo possono fare, quindi per quelli che ci stanno ascoltando, devono, al di là che sia un piccolo comune, ha detto benissimo prima il Federico sul tema del PNRR dei comuni sui 5.000 abitanti, ma c'è ogni anno un budget che viene assegnato ai comuni italiani sull'efficientamento energetico, che può essere utilizzato per mettere su fotovoltaico su superfici di proprietà del comune, su immobili comunali. E quindi siccome noi abbiamo un immenso patrimonio immobiliare in Italia, che è in mano al pubblico, per fortuna dico io, efficientiamolo. Cioè partiamo da casa nostra, cioè partiamo dall'efficienza del patrimonio immobiliare pubblico che abbiamo in Italia. E quello serve sia ad esempio... ma anche da costruzione di processi come quelli della guida energetica. Esattamente, sì, sì. Certo. E qui c'è un'ultima che sì, poi chiudiamo. La leggo pari pari. La 199 articolo 31
dice che il cliente finale acquisisce il diritto di costituirsi in comunità energetica. Quindi il prerequisito è avere un contratto di fornitura. Giovanni, sì, ci dava un'informazione che diciamo non abbiamo detto durante la conversazione, ovvero per essere dentro una comunità energetica devi avere un contratto di fornitura, né viene chiesto dalla comunità energetica che tu modifichi il tuo fornitore. Cioè l'importante è avere un contratto, attraverso il contratto hai un pod che fornisce energia alla tua abitazione, alla tua impresa, alla tua attività commerciale, e io così acquisisco il diritto, e quindi la precondizione è avere un contratto di fornitura, poi ci vuole una comunità energetica che mi deve accogliere, quindi significa ci vuole un impianto, ci vuole qualcuno che si faccia tutte le cose che abbiamo raccontato poi oggi, però sì, è ovvio, questo insomma è una... Scusa, però è il caso anche di chiarire che l'utilizzatore finale non può anche non avere un pannello suo, insomma. Sì, sì, certo. Così. Cioè tu puoi entrare... ha un contratto con l'Enel di turno, diciamo. Sì, e non deve, tra l'altro, ripeto, non deve modificarlo, perché lo scambio avviene soltanto virtualmente, esatto. Questo lo vorrei sottolineare, non c'è un nuovo impianto o una nuova rete che viene realizzata. Tu puoi entrare a far parte della comunità energetica come prosumer e come appunto quindi come produttore e come consumatore, quindi hai oppure soltanto come consumatore. A Ferla in questo caso abbiamo 5 soggetti che fanno parte della comunità, il comune che è produttore e consumatore, gli altri 4 che sono soltanto consumatori, e quindi diciamo non hanno impianti questi altri 4, giusto? Però noi nella una cosa che non ho detto stasera, e poi insomma magari io parlerei ore e ore di questa storia. D'accordo, quindi... poi dobbiamo dare abbiamo però il una cosa che voglio dire solo velocemente è che noi nella distribuzione, nella regolamentazione che ci siamo dati come associazione all'interno del nostro quadro, appunto della nostra compagine sociale, cioè di come dividere gli incentivi, noi abbiamo stabilito che una parte viene distribuita a pioggia a tutti quanti, il 20%, il 30% viene invece distribuito in base a quella consapevolezza di cui parlavi tu prima, Federico, cioè se io riesco a essere bravo a utilizzare l'energia prodotta dall'impianto quando l'impianto produce energia, quindi magari la mattina piuttosto che la sera, adesso la banalizzo, e un'altra parte serve a ripagare l'investimento, non tanto perché il comune di Ferla vorrà riprendersi i soldi, perché non lo farà il comune, ma per il privato, cioè se io privato voglio investire in questa roba qui, devo avere una convenienza, una parte mi deve ritornare del mio investimento che ho fatto. Questo genererà, perché non c'è un profitto in tutto questo, genera un valore però economico che poi si investe nuovamente nella comunità energetica, ok? Cioè quindi questa è una cosa interessante. Cioè, la comunità energetica è una roba che si autoalimenta. Una sintesi, dice sempre di Enzo, l'importante è che nessuno sia solo produttore. Ovvio, certo. Bene, io finirei qui perché appunto abbiamo già anche il secondo ospite. Ringrazio Michelangelo Gian Siracusa. Io purtroppo vi devo salutare perché del maltempo. D'accordo, no, grazie. Sarei rimasto, ti ringraziamo tantissimo. Ma tra poco inizia una call con il prefetto e con i sindaci della provincia di Siracusa, perché siamo in allerta rossa. Ringraziamo ancora di più. In bocca al lupo per la vostra Crepi, grazie. Ancora. Ci sentiamo prossimamente. A presto. Ho lasciato il link del comune, del sito del sì, comune. L'ho caricato, lo metto sul sito nostro. Grazie. Ho invito Maria Teresa a presentare appunto il secondo ospite. Ah, calma un momento che devo uscire di qua e aprire la seconda. Prendiamo un attimo di fiato e cambiamo argomento. E senza soluzione di continuità passiamo a parlare, di impianti fotovoltaici e un attimo che vado di là a condividere. Ho perso il link. Biglietti fotovoltaici il tema. Sì, impianti fotovoltaici per avviare e gestire una vigna. Adesso quando recupero il link. Vuoi che già cominciamo con... un attimo, dammi... Non so dove è finito, ma me lo vado a recuperare dal sito dello Zenzero, perché da qualche parte è ancora attivo, ma non lo trovo su... Avevo troppe finestre aperte.
e conto di arrivarci da qua. Eccoci. Allora, Andrea, se attivi il microfono, scusa già che ci sei. Torniamo a condividere lo schermo e ci siamo. Quasi. Ci siamo. Quasi, ok? Vai. Bene, quindi niente, a questo punto ripasso, ricambiamo tutto, no? Abbiamo detto, e ripasso la parola a Federico per introdurre l'ingegner Segatta, che è il titolare di un'azienda che produce impianti e quindi ha progettato e realizzato un impianto per gestire una vigna che poi produrrà dell'ottimo vino. A te Federico. Sì, qui abbiamo appunto con noi Andrea, che se lo mandi in diretta così ci vediamo. Andrea è un ingegnere. Io lo mando in diretta? No, se lui parla... Sì, Andrea. Ci sono presente. Eccolo. Eccoti qua. Grazie, scusate. Lo devo mandare io, è lui che deve parlare. Va bene. Allora, quindi Andrea, tu hai realizzato un... Intanto, vabbè, ecco, se ti presenti, perché tu sei il titolare di una ditta che si chiama Seriva, se ci racconti un po' cos'è questa ditta, di cosa fai, quali sono le tue esperienze, per poi andare a parlare di questo tuo sogno. Prego. Beh, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio la PS Zenzero e l'Eco Istituto di Genova Reggio Emilia per avermi invitato. E vi ringrazio molto e un saluto a tutti i partecipanti, sia in live che in videoconferenza. E, mi chiamo Andrea Segatta, sono un trentino doc, e sono un ingegnere. E io diciamo, sono diplomato anche in elettrotecnica e fino al 2010 la mia attività era quella di classica di ingegnere e dopodiché nel 2011 ho deciso di aprire un'azienda che appunto realizza impianti fotovoltaici prevalentemente qua in Trentino. E insomma l'attività si è evoluta, non voglio annoiarvi con la storia della mia azienda, fin quando nel 2019 ho cominciato a pensare a questa cosa di realizzare un grande campo fotovoltaico, perché ne avevo progettati tanti per altri e quindi era un po' un mio sogno e hai pensato di realizzarne uno per te. Con te dovrebbe esserci anche l'ingegnere Tamara Floris, scusami, è così? C'è? Buonasera a tutti. Ecco sì, perché vabbè, diciamo, ha collaborato questo alla realizzazione di questo. Io non l'ho vista, ma c'è. Cioè, va bene, ecco, perfetto. Faccio anche una piccola premessa, diciamo che... Dimmi, prego. Abbiamo perso Segatta? Comunque la vediamo, Tamara. Li vediamo tutti e due, Andrea e Tamara, però se non parlano non vanno... No, ma forse ha un problema, ecco. No, Andrea... io ci sono, Andrea forse ha problemi di linea. Tamara c'è, ciao, ben arrivata. Grazie, buonasera. A me funziona tutto benissimo. C'è anche Andrea. Ok, Andrea, vuoi riprendere? Vuoi riprendere Andrea, così magari ci presenti Tamara e vediamo. Sì. Andiamo avanti su questa... Una piccolissima premessa, una persona potrebbe domandarsi ma cosa ci fa un trentino in Sardegna? Ecco, e raccontacelo, che siamo tutti curiosi di saperlo. Diciamo che la mia collaborazione, la mia presenza in Sardegna, il mio iniziare a diventare un po' sardo è iniziato nel 2009, quando lo zoccolo duro dei progettisti del fotovoltaico ha affrontato la questione del Salva Alcoa, con tutti i problemi connessi. E c'erano dei grossi problemi con GSE e un gruppo di tecnici in Italia, era i primi tempi di Facebook, ci siamo conosciuti, diciamo ci siamo un po' alleati per cercare di risolvere tutti questi problemi e col tempo siamo diventati fondamentalmente anche dei grandi amici. E tra questi amici ce ne sono tuttora 3-4 della Sardegna, tra cui... Tamara è sempre stata un po' la mia grande amica e allora l'idea è, insomma, la Sardegna è un bel posto, ho amici sul posto. Diciamo che chiaramente anche l'irraggiamento che c'è in Sardegna è molto favorevole, perché a livello di latitudine siamo a livello della Basilicata, per darvi un'idea, quindi un giorno, non so, forse ho battuto la testa e ho detto a mia moglie...
prendo un biglietto per la Sardegna, vado e finché non ho trovato, compro solo il biglietto di andata e finché non trovo un terreno per realizzare questo mio sogno non torno. Fortuna ci ho impiegato abbastanza poco, anche con l'aiuto di Tamara, e lì è iniziato tutto. Senti, possiamo vedere intanto il progetto finale, poi vediamo la storia come è andata avanti perché è molto interessante. Ecco qua. Ora, questo è il tuo, appunto, il tuo sogno, il tuo impianto. L'impianto, diciamo, forse come adesso, insomma, no? Sì, ce lo puoi descrivere un po', tanto per capire di cosa si tratta? Sì, è un impianto... Io, tanto per dire, comincio per dire, vedo ai bordi delle belle pecore pascolanti, o sbaglio? Quindi sì, circolano spesso. Comunque, raccontaci. Sostanzialmente l'impianto è sviluppato, cioè ha una potenza di 997 kW di potenza, è costituito da 2168 moduli di 460 watt potenza ciascuno, è sviluppato su 17 file, se le contate sono 17, e la parte fotovoltaica si estende su una superficie di circa 14.000 metri quadrati, cioè 1,4 ettari, ai quali ho nel tempo, per varie vicissitudini, ho acquistato anche il terreno che vedete vicino alla strada, che sono altri circa 6.000 metri quadri, e quindi tutto il lotto impianto fotovoltaico più vigneto e parte superiore siamo circa sui 2 ettari. Ecco. Senti, perché la cosa strana, cioè non è tanto perché andando a vedere su Google Maps si vedono altri impianti di questo genere, quindi sono i campi fotovoltaici di tipo tradizionale. La novità tua è quella di avere appunto, come dire, avere dei filari di impianti fotovoltaici ed impianti di poi lo vedremo, di vigne. Come ti è venuta questa idea? C'è una vocazione di vigneti nella zona, anche per capire? Allora, la cosa è abbastanza curiosa. Allora, io sono un corridore, sono un maratoneta, e ovunque vado, la sera per rilassarmi vado a correre. Vabbè. Questa è la verità, eh? No, lo so. Confermo, ti abbiamo una visto. Sera ho cominciato a vedere vigne a destra, vigne a sinistra. Ecco, quindi le vigne ci sono, questo è interessante. Vigne dappertutto, e devo dire qua devo anche citare un altro mio amico che si chiama Fabio Murru, che è un carissimo sempre amico dell'associazione, e ho cominciato a dire, ma senti, ma qua tutto questo spazio in mezzo alle file che vedo sempre inutilizzato, tutte queste vigne. Non è che potremo, lui è stato entusiasta perché lui è già un produttore di vino. Quindi le competenze diciamo, vengono da questo tuo amico, la competenza di come si produce vino, insomma, come si coltiva la vigna. Sì, sua. No, perché c'è quest'altra competenza di cui magari parleremo un po'. Esatto, sua e anche di Tamara, che oltre che essere un ingegnere, è anche una vignaiola, pure lei. Dai, in Sardegna hanno tutti un bicchiere facile. Esatto, sta fatto. No, ma conosciamo. C'è anche da dire una cosa, che quando ho iniziato a pensarci io nel 2019, non era una cosa che l'agrofotovoltaico se ne parlavano tante. Io mi domandavo anche con Tamara e Fabio, ci domandavamo, ma siamo matti, cosa stiamo facendo? Però. Mi sembrava una cosa bella, anche perché sicuramente chi ci ascolta sa che molte persone sono contrarie agli impianti fotovoltaici a terra, perché e c'è poi magari ne parliamo un po', sì. Questa credenza che rubano territorio. Io invece, siccome per natura sono un risolutore di problemi, ho detto, ma mettiamole assieme queste due cose. Benissimo. C'è anche da dire, la prima cosa importante è che se io avessi acquistato il terreno solamente per una produzione agricola, il piano economico non era sostenibile. Tu hai già questo, diciamo, bilancio, questa tua impresa è un investimento, poi in realtà, ripeto, è un bel sogno, mi piacerebbe anche a me realizzare qualcosa di simile, ma ovviamente magari non arrivare a questi livelli. Scusa Federico, se lo lasciamo andare avanti con le diapositive successive capiamo. Sì, no, ma stiamo seguendo un discorso, no? Logico. Lasciamo andare. Vai la prossima. Lui che deve andare. No, ma... No, ecco, non sono io che muovo le diapositive. Sì, lo so. No, ma... Non ti lascia parlare. Parlare, stiamo seguendo un filone che abbiamo concordato. Dai. Ecco, sì. Questa era la stessa immagine di prima, appunto qualche anno prima. Quindi, come dire, un terreno assolutamente, forse abbandonato, mi sembra, no?
Sì, era tendenzialmente abbandonato per un periodo, venivano lasciate in libertà le pecore o le pecore. capre che mangiavano l'erba. Se vai alla slide successiva, Prego. quella che è ancora più indicativa, ecco, questo era lo stato di totale abbandono di questo Dall'abbandono. appezzamento di terreno. E una cosa che a me onestamente rende abbastanza orgoglioso è quella che abbiamo trasformato un terreno sostanzialmente abbandonato e in disuso in un'attività di produzione di energia pulita abbinata a un'attività di produzione agricola. Ecco, tra E... l'altro lì c'è un vigneto a fianco, no? Mi pare dall'immagine. Sì, Se puoi tornare un attimo indietro, Maria Teresa, tanto per vederla. Ecco, quel rettangolino vicino Esattamente. all'autostrada è un vigneto vero e proprio, giusto? Esatto, che è stata anche un po' la E quello base. è diventato di tua proprietà anche quello, comunque, no? Sì, Hai sì. comprato anche quello. Quindi è rimasto un vigneto tradizionale e ci sarà un nuovo vigneto che non c'era prima, inserito nell'impianto fotovoltaico, è così? Esattamente. Bene, andiamo avanti. Ecco, E niente, che dirvi? qui le Ecco qui. caratteristiche ce le avevi già un po' raccontate. Questo è, ecco, un impianto chiaramente di questa taglia collegato in media tensione, le superfici le abbiamo già viste. Ecco, poi è in previsione anche, speriamo di farcela, perché al giorno d'oggi in Spiegaci un Italia po'. adesso fare le cose è sempre complicatissimo, Ah, questi anche degli una stalli. cristalli per la ricarica delle auto elettriche, e questo secondo me sarebbe la vera mobilità elettrica, perché Quindi se io utilizzo... forniresti un servizio a chi vuole ricaricarsi le automobili, giusto? È così? Esatto, io lo vedrei come veramente quello che dovrebbe essere, perché se io utilizzo carbone per produrre l'energia elettrica con cui poi alimento le auto elettriche, No, insomma, certo. no, ecco, se invece l'energia con cui ricarichiamo le automobili viene da una fonte rinnovabile, sostanzialmente facciamo quello che secondo me dovrebbe essere il vero senso della mobilità elettrica. Quindi un impianto, come dire, è un progetto. Possiamo sapere quanto ti è costato questa cosa? Su che cifre siamo, se puoi dirlo, eh? Siamo sugli 800-850 mila euro. Quindi una bella cifra. E Ah, sì. come li hai trovati tutti questi soldi? Allora, devo dire No, che... beh, chiedo scusa, ma No, 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 perché è un bello, no. insomma, è una bella impresa che ti sei. Non ho nessun problema a rispondere. Allora, io non sono un grande gruppo, io non sono una grande azienda, io sono una persona che è venuta su, diciamo, che si è costruita la Sì, propria certo. azienda da zero, e ho proposto questo progetto al mio istituto di credito, Ecco qua. in cui sono stato, diciamo, penso sempre molto serio nei 10 anni di attività, non ho mai fatto Certo. stupidaggini, ho Quindi ci presentato il progetto, ho presentato un business plan hanno creduto, ti hanno finanziato. Diciamo. E la banca, devo dire la verità, non me l'aspettavo perché non ero tanto convinto che ci credessero, invece ci hanno veramente creduto, mi hanno finanziato, hanno creduto al progetto e adesso diciamo che Bene. sta rendendo come si deve, insomma. Andiamo a vedere le altre diapositive, vediamo un po', andiamo avanti, così ci aiutiamo con l'immagine. Ecco qua, questo al lavoro, ci sei anche tu, mi pare, o sbaglio. Non in questa foto, perché questi sono Ok. dei bei fusti che loro quando Ecco, battono. questa immagine merita un commento, no? Quando senza fondazione, penso non l'hai messo a caso, evidenziato, giusto? No, no, infatti, perché uno, diciamo, io volevo, diciamo che il mio input principale era quello di realizzare un impianto, a impronta ambientale quasi nulla, diciamo, a peso Sì, ambientale questo è nullo. interessante, poi Non parliamo. ho, appunto, ho studiato questo sistema con una ditta di Padova che si chiama Tree System, che prevede che le fondazioni abbiano alla base questi quattro anelli che vedete. Sì. Dentro questi quattro anelli vengono infissi con dei martelli pneumatici delle aste di 70 cm anteriormente e 1,10 m posteriormente, che fungono da ancoraggio come le radici di un albero. Quindi per Ecco, capire così non c'è cemento per non c'è fissare i cemento pannelli, ed è più interessante. È una tecnica comune per comunque che tu sappia, per i pannelli per diciamo impianti di che questo genere. non è tanto sviluppata, però adesso devo dire, tanti quando hanno visto il mio impianto mi hanno chiesto come l'ho sviluppata e iniziano a farla. Ecco. C'è da dire che questo impianto, quando si decide
di smontarlo, non rimane niente. Ma infatti è la cosa importante, mi sembra interessante questo. Se invece quel terreno fosse stato usato, ad esempio, per costruirsi una costruzione, sarebbe stato compromesso. Quindi già questo è un punto a favore per questo tipo di attività. Il problema del vento, eventualmente, della resistenza di queste strutture, l'hai valutato? Ecco, devo dire che in ottobre... sono stato, perché io vado lì più o meno una settimana al mese, ho beccato una giornata di maltempo e credo di aver preso una piccola tromba d'aria, perché ero dentro nella mia casetta, ho visto i vetri che veramente tremavano, i vetri della casetta, vibrava tutto, ho visto fuori il finimondo, ero un po' preoccupato, però diciamo che è stato un stress test abbastanza significativo per la tenuta al vento. Vediamo l'altra immagine, vediamo un po'. Ecco, qui stiamo appunto cominciando. Prego. Quando abbiamo finito di montare le strutture. Quindi le strutture sono state montate, ecco questo spazio tra un filare e l'altro dei pannelli, ovviamente studiato, poi lo vedremo in dettaglio. Qui ci sono i primi pannelli montati. Giusto? Esatto, sì. La prossima ancora, ecco qui, vabbè. Ecco, questa immagine mi interessava perché il fatto che ci sia un mezzo all'interno tra un filare e l'altro mi sembrava interessante, perché ovviamente poi tu dovrai fare dei lavori sui filari dei vigneti, no? Non so, perché poi magari ci descrivi anche tu. Quindi questo spazio permette comunque anche l'utilizzo di, appunto, di mezzi come in questo caso, legati proprio alla raccolta dell'uva, a tutte le operazioni che dovranno essere fatte, giusto? Sì, diciamo che questo mezzo era stato utilizzato fondamentalmente per portare i moduli, perché in quel periodo lì il terreno era particolarmente inzuppato e con i furgoni non si entrava. In realtà per le operazioni che ci fanno da fare col vigneto si entra con un mini, adesso so, in gergo noi lo chiamiamo mini, che è un piccolo escavatore. Comunque l'interasse di circa tra filo pannello sono 4,60 m, con la vigna sono 2,30 m, quindi con dei piccoli mezzi ci si passa senza problemi. Volevo dire una cosa, se mi permetti. No, assolutamente, prego, lasciato. Del perché abbiamo scelto quel terreno e della potenza di 1 MW. Magari qui Tamara, che mi ha aiutato. Esatto. Vabbè, un dato tecnico, ma penso che sia interessante. Potrebbe spiegarci la scelta proprio di questo tipo di terreno. Così vediamo anche Tamara. Allora, abbiamo scelto, ovviamente questo terreno è stato scelto in mezzo a 4 o 5, se non sbaglio. Allora, abbiamo scelto questo, uno per la vicinanza alla 131, alla strada. Quindi poteva, alla strada principale, che praticamente attraversa la Sardegna da nord verso sud. Questo favoriva sia l'ingresso per quanto riguarda la logistica, quindi del materiale, ma anche per quanto riguarda poi il futuro utilizzo delle colonnine di ricarica. Birori è già fornito di colonnine di ricarica. Quindi di fare una stazione di ricarica, cioè la gente. Esattamente. Quindi vicino, mi pare una buona idea anche questo. Era un terreno all'inizio a vocazione agricola, che è stato poi trasposto in zona industriale. Per la produzione agricola, non industriale. No, scusa, equiparato all'area industriale, però zona PIP si chiama. Non si poteva costruire, veniva utilizzato, si potevano costruire solamente capannoni per attività artigianali. Ecco, il termine giusto è questo. I pannelli non hanno avuto difficoltà, diciamo, dal punto di vista burocratico? Nessuna difficoltà. Uno, né da parte del comune, né da parte della provincia, né dalla parte della regione stessa. Perché il progetto è nato pensando prima la vigna e poi come fare per utilizzare diciamo l'area che non poteva essere utilizzata per il vigneto per produrre energia elettrica, quindi una produzione di energia rinnovabile che potesse poi restituire la vocazione agricola del terreno. Perché poi anche un vigneto ha bisogno degli spazi tra un filare e l'altro. Esattamente, insomma, no? Poi a seconda del tipo più piccoli di questi, poi immagino, ma se allora confermare. Diciamo che la distanza giusta sarebbe 2 metri tra un filare e l'altro. Questo nel vigneto tradizionale. In questo caso invece abbiamo utilizzato la distanza lasciata libera tra le due file di pannelli per poter impiantare dei vigneti.
Quindi quanto sono questi, quanti metri sono a questo punto tra un pannello e l'altro? Tra un pannello e l'altro sono circa 5 metri. 5 metri, ok. Diciamo che al centro viene posizionato, diciamo, sì, poi lo vedremo perché avete già piantato. E si vede perché ne abbiamo già posizionato 250 nuovi. Ecco, questa è l'immagine interessante, se ce la descrivi, perché... Allora, qui si vede il posizionamento, diciamo, di insezione, di come deve essere posizionato il vitigno, che non è a caso che abbiamo scelto il vermentino, perché ecco, quello appunto, avete che... il vermentino, bene, bene. Esattamente. Mi prenoto già per acquistare il primo vino che produrrete, ci piace. Ovviamente è un non godrà sicuramente della DOC, perché non può avere la DOC, perché non è nella zona... adatta per... Ah, non è nella zona proprio del vermentino, vabbè, ci accontenteremo. Potrebbe ottenere l'IGT, ma è un percorso abbastanza lungo e tortuoso, ma nulla vieta che si arriverà in fondo anche lì. Quindi qua si vede che il vitigno verrà posizionato a una distanza tale per cui non avrà nessun ombreggiamento né da parte della fila anteriore né da parte della fila posteriore. Quei 170 centimetri sono quelli standard che si usano per un vigneto, comunque l'altezza? No, sono 200. Più tra alto, un vigneto, tra un filare e l'altro. Però qui diciamo che è affidare. È l'altezza che è stata studiata proprio per non fare il mutuo ombreggiamento tra le vigneti. Immaginato, sì, no, ma chiedevo se rispetto a un vigneto normale era un'altezza, mi pare di capire, un pochino più bassa, insomma. Comunque... Allora, qui diciamo che in Sardegna si utilizza la lavorazione ad alberello, non la lavorazione fatta a spalliera come può essere fatta in Emilia Romagna o in altre regioni d'Italia. Quindi il vitigno viene tenuto abbastanza basso come altezza massima, in maniera tale che si ingrossa il corpo, il tronco della vite e non si hanno, diciamo, problemi dovuti magari a vento piuttosto che altre intemperie. Bene. E quindi praticamente non, diciamo, la vigna cresce utilizzando tutto il sole che gli serve e il pannello ovviamente prende tutto il sole lavoro. Che a sua volta esattamente sì, perché poi la vigna non ombreggia ovviamente il pannello che c'è dietro. Certo. C'è anche da dire una cosa, l'inclinazione scelta, scusami, magari ce la potete precisare, dei pannelli, che inclinazione gli avete dato, come l'avete scelto, andando così per imparare noi anche come si fa. Perché l'inclinazione ideale per questo tipo di latitudine è tra i 30 e i 33 gradi. Di quanto siamo? Però noi siamo a 25, se vedi c'è l'angolo, è indicato l'angolo. Sì, io non leggevo la... Questo qua, 25 gradi. Okay, io l'ho tenuto un filo più basso perché praticamente più è inclinato a 30 gradi, più devo lasciare spazio tra l'uno e l'altro perché si ombreggiano. Certo. Quindi si fa un calcolo di compromesso tra l'angolazione e lo spazio che devo occupare. Io non avevo proprio tutto questo spazio perché me l'hanno rubato un pochetto l'ANAS per la questione della distanza, della fascia di rispetto, e diciamo che la differenza tra i 30 e i 25 gradi è abbastanza ridotta, cioè non è che produce tanto di meno a 25 rispetto gradi. Rispetto al rendimento. Esatto, ho ridotto quindi, ho potuto ridurre l'interasse. Cioè quel 4,75 che vedete in basso sotto la vigna. E questo mi ha permesso di riuscire a fare stare il megawatt, che era il mio obiettivo in termini di potenza. Sì, perché dicevi comunque che, diciamo, il business, sul termine anche brutto, è principale quello della produzione di elettricità. Tu praticamente vendi tutta l'elettricità che stai anche già producendo adesso, insomma. Esattamente. Puoi darci già qualche numero su che... Prima volevo dirti una cosa interessante. Prego. Che io avevo valutato, è che il sole sorge da est e tramonta ad ovest, questo lo sappiamo tutti. Quindi se voi pensate la mattina, per un certo momento con un azimut di sole basso, la vigna è irraggiata e i moduli non gli fanno ombra, perché essendo le file disposte est-ovest, la luce, diciamo, entra. Dopo il sole, mano a mano che la giornata si svolge, sale di angolo, e lì potrebbe esserci qualche momento di ombreggiamento, no? Specialmente nelle fasi invernali, nella fase estiva non più di tanto. Dopodiché la sera il sole va a ovest e l'irraggiamento entra dall'altra parte. C'è anche da dire un'altra cosa, che la vigna
non è in fase vegetativa nei mesi invernali, quindi certo. quando l'azimut è basso, il sole è basso, come in questo periodo, la pianta non è in fase vegetativa, quindi non ha tutta questa importanza. Quindi in realtà è come dire che abbiamo scoperto l'acqua calda, è stato solo un rendersi conto che alla fin fine un problema che si pensava ci fosse non esiste. Però l'hai studiato, quindi insomma mi pare... Bene, andiamo a vedere magari l'altra immagine, poi ecco. Ecco, questa mi sembrava interessante, vabbè, tutta la parte tecnica, però c'era l'immagine... Questa l'ho duplicata per spiegarcela un po' meglio. Ce la spieghi un po', questi rettangoli arancioni, che cosa sono, perché non credo che si veda molto bene. No, ma allora, in sostanza io non vorrei fare un discorso eccessivamente... No, ma fallo perché è interessante. Allora, cosa rappresentano intanto quelle... Gli istogrammi è la produzione in megawatt mensile. Vedete che sostanzialmente in luglio ha prodotto sui 200 megawatt ora più o meno. Dopodiché, chiaramente, nelle fasi, man mano che si va verso la fase invernale, la produzione cala. Ecco, la cosa importante è sempre distinguere tra la potenza e l'energia. Certo. No? La potenza è un dato istantaneo. Mentre l'energia è la potenza che viene prodotta nel tempo. E quindi chiaramente nella stagione estiva quello che succede è che abbiamo più ore di irraggiamento e quindi abbiamo se avessimo la stessa potenza, invece che averla per 2 ore, ce l'abbiamo per 6 ore, la produzione in termini di energia sarà più elevata. Ecco. Questo impianto, secondo i calcoli, doveva produrre 1500 megawattora all'anno. E quindi ha prodotto? 1500 megawattora all'anno, diciamo che io ho un metodo di progettazione sulle stringhe mio in cui ho sempre creduto e qui l'ho messo in atto, ci ho creduto e stiamo andando più verso i 1600 che verso i 1500, quindi stiamo andando bene. E infatti già questa slide era di, non so, qualche giorno fa, vedete che siamo già a 1,35 gigawattora, quindi abbiamo prodotto 1350 megawattora. E la produzione sta andando molto bene. E diciamo che sono anche molto stupito dalla produzione invernale. Ecco, era quello che volevo che ci spiegassi un po', perché anch'io ve l'ho notata quando ho visto questo... È molto alta. Mai? E allora, io ho una convinzione che adesso comincia a essere non più una convinzione, ma anche un dato suffragato da numeri tecnici, è che la temperatura ha un'influenza veramente molto importante sulla produzione di energia da fotovoltaico. Nel senso che quando fa molto caldo, e vi assicuro che se state lì d'estate, fa veramente caldo. Cioè io che sono trentino vado letteralmente via di testa, perché sono abituato Di calore, di temperatura ambiente. Temperatura, comunque. Sì. E questo determina un calo abbastanza significativo delle prestazioni. Anche perché i pannelli si riscaldano comunque, o sbaglio? Sì, arrivano anche a 50, 60, 70 gradi. Invece, quando la temperatura è bassa e l'aria è molto pulita, diciamo che un po' il principio dei semiconduttori, che forse qualcuno di voi conosce, cioè i conduttori hanno una conduttività molto alta, quasi nulla, vicino allo zero, che è quello che provano a fare al CERN e da quelle parti lì, insomma. La superconduttività si ha a temperature molto basse. Sostanzialmente la mia convinzione tecnica si sta abbastanza dimostrando e qui in Sardegna c'è la possibilità di verificarla molto bene perché specialmente nel posto dove ho realizzato a Biroli c'è una forte escursione termica per l'estate e l'inverno, nel senso che l'estate ci sono temperature anche di 42-43 gradi, però 3 giorni prima che io inaugurassi l'impianto ha nevicato. Quindi quanti metri siete così per curiosità? 400 metri. Va bene, vediamo un attimo la prossima. Quindi comunque sei soddisfatto perché i rendimenti, vabbè, insomma, l'elettricità stai guadagnando un sacco di soldi adesso che stanno aumentando. Allora, non mi piace raccontare le favole. No, vabbè, com'è la situazione? Sicuramente era un mio sogno, perché vi assicuro che se tu non sei un grande... L'abbiamo capito e ti invidiamo un po'. Se non sei un grande gruppo industriale, sì. Una persona sola che decide di fare questo e arriva in fondo, ci vuole tanta forza di volontà.
Però è chiaramente anche un'attività imprenditoriale, ecco, non mi vedrete girare con la Ferrari, a parte che non me ne frega niente, però non è che si diventa ricchi clamorosamente, però è sicuramente un'attività che genera un reddito. Quindi non è che ci stai rimettendo o comunque no, le non ci sto rimettendo, poi quest'anno diciamo che sono stato anche un po' fortunato con la questione del rialzo dei prezzi dell'energia. Spiegacelo un po', quindi il rialzo dei prezzi, cioè l'elettricità che tu hai venduto ti ha reso di più. Sì, quest'anno sì, adesso si è molto calmierato. Vabbè, d'accordo, adesso rispetto sì. A sta storia che la gente si è trovata le bollette, è stato esattamente. Esattamente. Tu gli hai venduto comunque anche, gli hai venduto anche un po' di elettricità solare. Sì, io ad alto prezzo, insomma. Io la vendo a un broker, quindi sono loro che fanno il prezzo. Però certo, no, capisco. Posso dire che quest'anno non mi posso lamentare. Ecco, se posso tornare sul concetto di prima. Prego. Perché a me dispiace molto sentire le frasi del tipo con gli impianti fotovoltaici a terra, fra 10 anni invece che mangiare l'insalata mangeremo il pannello fotovoltaico. Sì, qualcuno dice così. Diciamo che questo non è vero. A me piace quando faccio delle affermazioni, per me è importante suffragarle con dei dati numerici affidabili. Quindi la prima cosa che vi dico è che un'attività agricola fine a se stessa non sarebbe stata in piedi, perché è bello, siamo tutti piace l'agricoltura, ci piace vedere i campi coltivati, però se un'attività non rende, cioè o sei un benefattore e ci cacci dei soldi rimettendoci, oppure bisogna avere anche la capacità di valutare anche la sostenibilità economica dell'iniziativa. Adesso vediamo la parte vigneto, che qui sono i lavori che stai facendo per impiantare il vigneto. Scusami, Federico, concludo dicendo Prego. Che in questo caso abbiamo fatto quello che gli economisti chiamano un win-win, nel senso che lo sviluppo dell'attività energetica ha permesso lo sviluppo dell'attività agricola, e senza l'uno senza l'altro non avrebbero potuto esserci. E questo a me è quello che piace tanto di questo progetto. Io penso che questo win-win sia più di quello che forse si pensa normalmente. Poi magari ne parliamo sulla parte, perché mi interessava questa parte, diciamo così, agronomica. Quindi adesso state, quindi queste immagini fanno vedere appunto la preparazione del terreno. Vedo anche un sistema di irrigazione a gocce, insomma, no? Quindi anche questa attenzione a non sprecare una risorsa. Lì com'è la disponibilità d'acqua da quelle parti, com'è? Allora, io non ero collegato a un acquedotto, dopo ci sono una slide, abbiamo realizzato... E la prossima magari andiamo a vederla. C'era un pozzo che mi sono trovato lì, che serviva alla vecchia vigna, ma era un pozzo a 50 metri e aveva una portata assolutamente insufficiente. Mi era stato dato per 7-8 metri cubi al giorno, ma in realtà ne faceva uno. Okay. Quindi ho preso il coraggio a due mani e anche il portafoglio, a dire la verità. Ci ho creduto e ho fatto realizzare un pozzo da 120 metri, eccolo qua. Ma lì c'è un problema di siccità in questo momento, anche lì in Sardegna, che tu sappia? No, in questo momento no, perché già da dicembre che sta piovendo. Ok, va bene. Quindi, perché si vede un sacco d'acqua che esce, o sbaglio, dal pozzo? Quello è il pozzo nuovo. Sì, ma è acqua quella che si vede nell'immagine. Quell'acqua lì l'abbiamo presa a 120 metri di profondità. Quindi quindi una sorgente più abbondante, insomma, quindi ampiamente sufficiente per il vigneto. Quello che vediamo in primo piano è il vigneto vecchio. Esattamente. No, quello che c'è. Ecco, la domanda, il fatto che gli orientamenti siano diversi rispetto a quello dell'orientamento di questo vigneto, forse nord-sud o qualcosa del genere, o sbaglio, è diverso da quello che avrete, quello nuovo che farete. L'avete valutata questa differenza, a parte le considerazioni che vi ho fatto? No, perché pensavo che questo orientamento, cioè il problema è che la vigna viene in questo caso illuminata durante la giornata da una parte o dall'altra, in un altro caso probabilmente la vigna riceve il sole prevalentemente da un lato. Vabbè, allora sia in mezzo ai filari dovrebbe prenderlo praticamente da est verso ovest. Sì. Perché l'orientamento è quello, quindi lo prende tutta la giornata. Sto parlando della vigna nuova. Della vigna nuova. Sì, la vigna vecchia invece hanno semplicemente seguito l'orografia del terreno. Ah, ecco, d'accordo, ok, va bene. E senza contare che la maggior parte, diciamo, dei vitigni della vigna vecchia sono delle uve rosse. Quindi?
Adesso è una vigna, è un vitigno diverso. Un tipo di vigna diverso. È un tipo di cultivar diverso rispetto al vermentino. Certo. Va bene. Noi l'abbiamo lasciata così perché non era giusto espiantarla per mi pare una buona idea. Farne un'altra nuova. Cioè sarebbe stato un controsenso. Può servire anche per fare un confronto, al di là che siano appunto cultivar diversi, di cosa succede con... Però io ho anche scoperto che si può vinificare bianco con uva, con uva nera. Questa è una cosa che io non ci credevo, però ho scoperto che si può fare. Quindi bene. Abbiamo qualche idea di fare qualche esperimento. Il mio vignaiolo... è convinto che verrà fuori qualcosa di speciale, io spero che abbia ragione, ovviamente. Okay. Quindi per l'acqua pensate di non aver problemi, quindi avete tutta l'acqua che vi adesso serve. Adesso ho una portata praticamente limitata. 120 metri, ok. La prossima allora vediamo un po'. Ecco, qui le prime pianticine, no? Qui farei parlare Tamara, che è più esperta allora, di me. Allora, queste sono praticamente le barbatelle che noi abbiamo già comprato, quindi già in... Sì. Mi sa che la voce va e viene. Abbiamo perso Tamara? Vediamo se sentiamo meglio senza video. Tamara? Anche Andrea non si sente. Okay. No, io ci sono. È Tamara che io ho la fibra ottica, per fortuna, con la fiche. E vabbè, Tamara, ci sei? Che sennò magari vado avanti io fino a quando recuperi. Sì, vai avanti. Non la sentiamo, Andrea. Sì, lo so. Non mi sentite? Adesso sì. Sembra di sì. Pronto? Ok, stavo dicendo, abbiamo posizionato delle barbatelle acquistate già innestate a Vermentino e le abbiamo posizionate a distanza di 80 centimetri l'una dall'altra. Dopo che ovviamente il terreno era stato preparato adeguatamente. Nel mentre che posizionavamo le barbatelle abbiamo provveduto al posizionamento anche del sistema di irrigazione. Che precedentemente era collegato al pozzo vecchio e poi abbiamo collegato al pozzo nuovo. Bene, vediamo la prossima. La prossima immagine. Ecco, qui siamo un po' avanti, no? Qui siamo un po' avanti. Siamo, allora, le foto di prima risalivano a maggio dell'anno scorso. Queste invece mi sa che risalgono a settembre. No, giugno. C'è anche settembre. Aprile 22. Questo è aprile 22, esatto. Mentre questo è giugno 22. Puoi andare avanti. Beh, ancora c'è di anche una? L'altra a settembre, sì, c'è anche un'altra a luglio. Ok, qui si vede già un'altezza importante della barbatella. Cominciano perché il fatto di averle irrigate giornalmente per un'ora, ogni mattina, praticamente certo. Abbiamo posizionato una sorta di centralina che faceva in modo che le barbatelle fossero irrigate durante la notte. C'è un temporizzatore sulla pompa. In pratica. E quindi questo ha favorito la crescita delle barbatelle che, devo essere sincera, già alla fine di settembre presentavano il grappolino. Eccole qua. Sono qui a settembre, giusto? Sì. Cos'è esatto. Il test che avete fatto? Che è stato ecco, superato? Questo test cos'è? Cosa intendi? Allora, questo prendo la parola io qua, nel senso che una delle caratteristiche dei trentini è che sono molto testoni e testardi. E a me era stato sconsigliato di partire perché era tardi in aprile, però io avevo talmente voglia di farlo che ho avuto questo pensiero. Beh, facciamo una cosa, prendiamo 3-4 file, certo. Così vediamo prima di piantarle le altre 2000 certo. Cosa succede. A occhio sembra che stiano crescendo bene, non so se Tamara mi può confermare. Devo dire che tutti sono rimasti stupiti da come sono cresciute bene e velocemente. Allora, e sono cresciute proprio belle, insomma. Quindi, io mi permetto di avere un'ipotesi, che non è un caso che questo avvenga, perché non escludo che ci sia un'interazione positiva tra il filare del fotovoltaico e la vigna. E ho l'impressione che la vigna potrebbe anche fare del bene alla produzione di elettricità, perché il microclima che la vigna creerà sicuramente creerà un raffrescamento, immagino, sarebbe interessante anche monitorarlo, che potrebbe aumentare il rendimento anche durante il periodo estivo. Vi invito a fare anche queste cose, perché mi pare interessante verificarlo. Federico, mi auguro tanto che tu abbia ragione. No, sicuramente c'è la protezione dal vento, e quindi come dire, e poi la
Ecco, vabbè, comunque, ok, quindi questi aspetti qua, vabbè, penso che meriti, anche perché mi pare di aver capito che hanno già prodotto della prima uva, non so, non sì, è finta l'immagine. Questa foto... Ecco, questa qui è proprio la produzione dei due vigneti, quindi ho sbaglio, del vermentino, esatto. Diciamo dell'altra uva. Bella questa immagine. Il vecchio vigneto ce l'aspettavamo un giorno, non so se è stato settembre o in ottobre, ero lì che girava perché... Quindi ha fatto il primo raccolto, è stata una bella emozione. Molto vivere con l'impianto, io l'ho fatto, sì, è vero, un business, però devo dire la verità che... Sì, ma l'abbiamo capito. Cioè, c'è un pezzo del mio cuore lì, insomma. Non ne dubito. Questa è una delle cose che quando sarà il momento di fare un bilancio... Tu stai facendo il pendolare tra il Trentino e la Sardegna, fammi capire. Sì, ma mi piace proprio, c'è proprio la passione. Un giorno ho guardato questi già chicchi di uva... Ah, e c'era lì anche il mio vignaiolo e l'abbiamo mangiata, è dolcissima, diceva che era buonissima quest'uva, era stupita, e quindi a destra avete il sorriso soddisfatto. Quindi praticamente c'è anche un'azienda agricola di fatto, no? Perché poi cos'è? Sì. Avrai un rapporto di collaborazione col vignaiolo, appunto con l'agronomo, appunto la stessa Tamara, immagino che ti seguirà anche durante l'attività. Ecco, mi pare interessante questa cosa. Un'altra cosa che vorrei sottolineare, e ci tengo a dirla, è che io per realizzare questo impianto ho utilizzato al 100% manodopera aziende della Sardegna. Okay. Io non volevo proprio avere questo pensiero del colonizzatore che tante volte c'è, no? Io proprio ho fatto un po' una scelta di vita di lavorare con i miei amici, che sono i sardi, sono delle persone meravigliose. Sono un po' come i trentini, all'inizio sono un po' diffidenti, però dopo quando ci diventi amico, io ho avuto veramente delle manifestazioni di vicinanza, di aiuto, delle cose a volte anche commoventi veramente, e quindi è diventata anche un'esperienza di vita. Per me è vero, possiamo anche venire qua a parlare del lato tecnico, però a me piace molto parlare anche del lato emozionale. No, ma è uscita fuori, so che eri preoccupata, ma mi pare che sia uscito, quindi immagino che anche chi ci sta seguendo stia accogliendo appunto l'esperienza di vita. Io vi posso dire che quando vado, racconto, mi piace raccontare anche degli aneddoti, delle storie. Ormai è un dato consolidato. Poi quando faccio il viaggio, il mio iter, vado da Trento a Pergine, vado all'aeroporto di Verona. Da Verona prendo l'aereo e atterro ad Olbia. Olbia prendo la macchina a noleggio e vado lì. Io, man mano che mi avvicino, e comincio a emozionare, mi emoziono ogni volta, quando con la macchina supero quella curva, quella collinetta, vedi la tua vita, che poi arrivo giù e lo vedo, non so, riesco ancora ad emozionarmi, e quindi capisco che ho fatto la cosa giusta. Ci avrei questa domanda, vabbè, perché poi adesso c'è anche la fase un pochino più delicata, no? I trattamenti antiparassitari e il diserbo, stai pensando appunto anche qui di applicare tecniche di agricoltura biologica, appunto Tamara che ti consiglia su questa fase un pochino più delicata, la prima parte rispondo io e poi faccio rispondere Tamara. Allora, per quanto riguarda il diserbo, abbiamo fatto proprio un giardiniere di biroli con una trinciatrice che con un mini trattorino riesce a passare da una parte dell'altra, riesce a passare esattamente. Perché era quella delle macchine che dicevo che passano tra i filari. Che con la trinciatrice, esatto. Si chiama trincia e ha anche il vantaggio di non dover portare via l'erba perché rimane... La lascia sul terreno. La lascia sul terreno. Quindi non usi erbicidi, tanto per capire. Non sì, io le prime volte l'ho fatta con il decespugliatore, ma era stata una fatica. Bratta tutti i pannelli. Ho trovato un buon accordo e abbiamo capito che è la soluzione migliore. Per quanto riguarda invece i trattamenti, Tamara, che ha anche un patentino patentino verde dei fitosanitari, ci può spiegare. Tami? No, per quanto riguarda i trattamenti, saranno ridotti essenzialmente al minimo indispensabile, nel senso che si eviterà solamente che trattamenti solamente di prevenzione, in maniera tale da non causare indebolimento oppure affaticamento delle piantine, soprattutto nella fase iniziale. Teniamo presente che là vicino c'è un'azienda agricola con tantissime arnie, una trentina di arnie, quindi per la produzione del miele. Quindi i trattamenti che verranno effettuati dovranno essere per non mirati a non danneggiare quella specie, perché ovviamente
i pannelli, non so se Andrea avrà detto, ma sono abbastanza frequentati dalle api. Sì, che si divertono e poggiano il loro polline e sporcano i pannelli. Però questo può essere un problema. È un piccolo scotto che bisogna pagare per avere quegli animali. Secondo voi perché si fermano sui pannelli? Si fermano, si appoggiano, secondo noi. Sì, ho capito, ma cos'è che li attrae? Interessante. Penso il potrebbe caldo. Essere il riverno, calore. Però il fatto calma. Che potrebbero scambiarli per fiori. Il calore. So che praticamente è stata una cosa divertente, perché una volta, sapete che ogni tanto vengono quelle piogge sahariane, è già no? Giusto, sì. E io pensavo che queste specie di pallinette fossero dovute. Che un giorno ho cominciato a pulirlo un po', poi si vedeva che non veniva via neanche a morire. Un giorno ho visto un'ape che è andata lì, e quando sono andata via ho visto che c'era questo cumulo di cose, quindi... Sono loro, però devo dire che anche dai dati non danno delle perdite. La cosa è c'è l'imbrattamento, no? Perché ogni tanto può essere fuori che questi pannelli bisogna pulirli, che aumenta. Insomma, anche lì, su cosa... La tua esperienza cos'è per questo aspetto un po' particolare? Allora, la cosa più bella... Il deposito della polvere, insomma, se parla di cose normali. La pulizia migliore che esista è quando sono venute le nevicate, si è accumulata la neve scivolando è andata giù, ti fai i pannelli nuovi. Lì nevica comunque da quelle parti. Quest'anno un paio di volte ha nevicato. Il problema è poi il problema grosso è quando vengono queste piogge di provenienza africana, certo. Che lasciano un deposito. Lì quando piove mediamente si pulisce. Tieni presente che per pulire un impianto così il costo è abbastanza importante. Adesso io sto pensando di costruire una macchina con un'azienda a rotaia per pulirla, però ho notato che tutto sommato ci sono stati solo un paio di periodi in cui erano veramente sporchi. Chiaro che questo è un problema che sto affrontando, vorremmo costruire questa macchina che ha come binari il lato alto e il lato basso dei pannelli e li pulisce, perché il vetro, la cosa importante è sapere che è un materiale microporoso e quindi non basta l'azione dell'acqua di lavante, ma dovrebbe essere per lavorare sulla microporosità del materiale dovrebbe avere anche un'azione meccanica con delle setole. E quindi stiamo pensando un po' a costruire, ci stiamo ideando una macchina di questo tipo, ecco. Il rendimento diminuisce molto per la polvere. Allora, devo dire che pensavo molto peggio. Quando erano molto, molto sporchi, e sono venuto in vacanza con la mia famiglia alla fine di giugno, abbiamo fatto un esperimento, tornando indietro, erano strasporchi. Abbiamo preso una stringa, nel senso che io ho 81 stringhe, e di ognuna posso vedere stringa per stringa quanto produce. Allora ci siamo messi con la mia famiglia con tanto di ramazza e li abbiamo puliti veramente come Dio comanda. Infatti si vedeva una fila che era super lucida, tutto il resto era sporchissimo. E la settimana dopo ho osservato dal sistema di monitoraggio qual era il calo di resa. Devo dire che mi aspettavo un calo molto importante, in realtà era del 3-4%, quindi... Sì, perché neanche una cosa della sia una luce diffusa, no? Immagino che la polvere poi alla fine non è un ostacolo totale. Ecco. Anche questo è interessante. Senti, io, ultima domanda prima di passare eventualmente alle domande, diciamo, del pubblico. Sì, io avrei piacere, prego. Perché so che quando si fanno le conferenze dover ascoltare sempre una persona... Sono 5 minuti. Dopo un po' ci si rompe le scatole, quindi no, se è iterativo è più divertente. Ci proviamo, anche io sto imparando. No, era quello. Secondo te, quello che hai messo in piedi può essere un modello che verrà imitato? Perché a me sembra molto interessante per quanto posso giudicare. Poi immagino che, vedremo, no? Il vino quando ci sarà la prima volta? Il primo vino, la prima vendemmia quando la farai? Credo 2025. 2025, vabbè, vediamo. Vengo senz'altro, mi prenoto. No, dicevo, pensi che possa essere... Ecco, diciamo, cosa ne pensa la gente... del posto, insomma, di questa tua impresa un po' folle, cosa ne dice? Ma io devo dire che... sei il primo, no, che aveva realizzato una cosa del genere, o sbaglio? Sì, sì, sì. Ma io devo dire che delle persone del posto ho avuto tanto incitamento, tanto incoraggiamento. Bene. Ero un po' preoccupato perché, sai, ogni tanto sono questi stupidi luoghi comuni che... Io sono sempre convinto che se tu ti poni come una persona per bene, che lavora,
Ma che preoccupazione, scusami, fammi capire. Devo dire che tutti, con tutti i vicini adesso ogni volta che vado... Ah, tu dici che avere problemi del rapporto... Ah, è una festa, vieni qua e andiamo a bere qua, andiamo, andiamo a mangiare. Quando vado in Sardegna, io che sono abbastanza magretto come corridore, tiro sempre su 2-3 kg, dopo quando devo tornare a correre corri a, di a un più. Dramma. Quindi diciamo che sicuramente è stato visto bene, è un modello assolutamente replicabile. Certo. Diciamo che il problema è la burocrazia, perché questo è un caso abbastanza fortunato, perché questo era un terreno, come ci ha spiegato Tamara, con una destinazione d'uso urbanistico di tipo industriale. Però, nonostante questo, era un campo, e non è facile trovare un campo agricolo con destinazione d'uso urbanistico industriale, perché costruire l'impianto fotovoltaico su un terreno che ha destinazione d'uso urbanistico agricolo non te lo fanno fare. Ah, ecco, quindi la difficoltà poteva essere questa. Sì, in Italia... Vabbè, in Italia, però diciamo, se un'esperienza di questo genere, se è vincente, come sicuramente lo sarà, potrebbe anche convincere il legislatore a modificare le cose, perché a me sembra... Sulla burocrazia sono molto pessimista. Vabbè, però anche lì, vabbè, vedremo. Niente, ci sono delle domande, Maria Teresa? Sì, c'è qualche domanda e qualche considerazione. Ecco. Intanto la prima è l'impatto paesaggistico. Se non ha creato problemi, non... Vedete voi, insomma, vedete com'era prima, vedete com'è adesso, giudicate voi se era meglio. Forse la domanda se c'è qualcuno, appunto, l'Italia nostra, io sono Italia nostra. È Pinuccia che è... Se qualcuno ha protestato il progetto è interessante, il problema è... Guardate, vi dico assolutamente che nessuno ha protestato, anzi il giorno che abbiamo fatto l'allaccio del fotovoltaico è venuta tutta l'amministrazione comunale di Biroli a ringraziare pubblicamente Andrea. Ma infatti, bello. Quindi, anche a me sembra un miglioramento rispetto al precedente. Esattamente. Però... Quindi, no, ma forse il problema era... Era quello di... c'è un documento di Verdi Ambiente e Società sul paesaggio, viene prima dell'ambiente, no? È un documento interessante semplicemente perché dice che appunto per realizzare progetti come questo, che ritengo sia molto bello e interessante, io lo valuto molto positivamente, però occorrono dei criteri, diciamo... nell'utilizzo dei suoli agrari e anche, insomma, io adesso l'ho inviato il documento al sito cioè alla chat del comitato scientifico di Ecoistituto, così magari lo vedete, ecco. Però credo che la questione dei criteri per individuare queste aree sia importante, perché sennò davvero ci potrebbe essere un rischio di impatto paesaggistico. Sì, il problema però è che tu stai partendo dal presupposto che noi abbiamo acchiappato un terreno in area agricola e l'abbiamo reso industriale. Invece il paradigma è completamente l'opposto. Era un terreno con certificato di destinazione urbanistica di tipo assimilabile artigianale industriale che noi abbiamo riportato alla sua vocazione agricola. E ti assicuro che ottenere un'autorizzazione unica in Sardegna in 4 mesi, Andrea? Neanche, ma chiedo chiunque ad averla. È perché sei brava tu? No, non sono brava io. È brava la squadra che abbiamo messo insieme, è bravo il progetto, è stato valutato in maniera molto, molto positiva dall'assessorato industria. Sembra di questa cosa che state dicendo si abbina qui all'esperienza di Ferla, cioè un gruppo di, come dire, aver creato un team, un gruppo di persone ben motivate, con un progetto molto... qualificato, che poi a questo punto si porta dietro il consenso anche di tutti gli altri, perché oggettivamente qui c'è una vigna, prima non c'era nulla, esteticamente posso anche giudicare, cioè diciamo mi sembra molto interessante anche questo fatto di aver messo insieme tante risorse per una novità, ecco, per creare qualcosa di nuovo e la transizione, cioè il cambiamento ci deve essere. Questo è un vero e proprio esempio di buona transizione, mi sembra di capire. Ripeto, sinceramente non riesco a vedere nulla di negativo. Certo, anche rispetto a quello che diceva Pinuccia, Montanari, ovviamente ci vogliono dei criteri. Questo è un piccolo esempio, ecco, però secondo me è esportabile perché abbina in modo, secondo me, molto equilibrato una produzione agricola di qualità e anche una produzione energetica altrettanto di qualità. Torno a ripetere, secondo me con delle simbiosi molto, che sarebbe utile e interessante studiare adeguatamente. Una curiosità in chat di Enzo che dice: ho sentito parlare di problematiche di sicurezza e dubbi circa l'agibilità libera di impianti di produzione di energia.
qualcuno parlava addirittura di patentini per fare il vignaiolo o ancora meglio l'agricoltore. In che senso? Non è quello per usare i pesticidi. Non ho capito la domanda. Neanche io ho capito la domanda, onestamente. Problematiche di sicurezza e dubbi circa l'agibilità libera ad impianti di produzione di energia. Allora, chiarisco la domanda. Bravo, grazie. Ah, okay. A livello universitario ho sentito da più parti che esiste questa problematica, siccome non è che è un impianto di energia, soprattutto se 7 kW, quindi in teoria un domani potrebbe essere allacciato alla cabina primaria. Quindi il discorso è quindi che si arriva gente sul terreno che in pratica non è in grado teoricamente di condurre un impianto. Cioè questa commissione, cioè non ho inventato io la problematica, l'ho sentita a diversi livelli nazionali per quanto riguarda la normativa. Chiedevo se avete delle informazioni dirette. Allora, forse ho capito quello che sta ponendo. Cioè il fatto che lì entreranno altre persone che non hanno nessuna cognizione di quello che viene prodotto dal punto di vista energetico. Esattamente. Allora, le assicuro che, allora io sono anche la responsabile della sicurezza dell'impianto, le assicuro che tutte le persone che sono entrate e entreranno nel futuro verranno completamente aggiornate sulle manovre da fare, su quello che è lecito e non è lecito fare. Non saranno sicuramente lasciate lì senza un'opportuna sorveglianza. Comunque ci tengo anche a dire una cosa, l'impianto fotovoltaico è strutturato in un modo che è anche impossibile, proprio uno deve, per avere, non so, uno shock elettrico dovrebbe andare a cercarsi i cavi, staccarli appositamente da dove sono stati fettucciati in maniera quasi militare, sforzarsi e attaccarsi dalle due parti e far così, questo c'è. Comunque l'accesso è controllato, mi sembra, non è che è recintato. Esattamente. Sì, è recintato. Il posto è tutto recintato e videosorvegliato. Quindi entra se non è. Abbiamo visto la diapositiva della videosorveglianza, no? È passata senza commento. Questo aspetto magari è opportuno tenerlo presente perché quello della sicurezza, però mi sembra di capire è quello che state facendo. Se uno anche prova, non è che toccare i pannelli, è impossibile. L'unica cosa che potrebbe fare uno è forzare il locale della cabina di media tensione e attaccarsi con le mani al trasformatore, ma però, capisco che è una cosa abbastanza irrazionale. Me lo auguro, insomma, anche a parte che c'è c'è l'allarme, c'è il cancello, la cabina è chiusa a chiave, insomma. Ci parlando proprio una determinazione abbastanza forte per fare una cosa di questo tipo. Vi assicuro un'altra cosa, che oltre alla videosorveglianza che Andrea ha messo su con le telecamere, quel posto è presidiato da tutti i vicini. Perché non tenete presente che è abbastanza frequentato, sia durante il giorno che durante la notte. Quindi vi assicuro che non, da quel punto di vista non si corre nessun rischio. Poi, per carità, lo sappiamo tutti che il rischio zero non esiste. Certo. Però è davvero, davvero infinitesimo, o infinitesimale, meglio. Va bene. Continuando sulla chat, un'osservazione sulla buona produzione delle primi grappoli d'uva, anche il fatto che i pannelli fotovoltaici teoricamente proteggono anche la coltivazione dalle intemperie, dal vento, sì, era quello che e forniscono ombreggiatura nelle giornate più calde. Quindi è quello che pensavo anch'io. È un aspetto interessante che merita anche di essere monitorato, visto che poi questo è un prototipo in qualche modo, in particolare per la vigna. È un vantaggio anche rispetto alla coltivazione. Mi piace questa parola, Federico, prototipo. Mi piace. Sì, ma è evidente che è così, no? Ne sono convinto. Quindi tanto vale, secondo me, tener conto anche di questi aspetti di cui stiamo parlando. Ripeto, non dubito che ci sia, possa essere un'interazione positiva tra la vigna e l'impianto fotovoltaico. Allora, te lo ridico per la seconda volta, mi auguro ancora che tu abbia ragione.
Speriamo. Penso di poter aver ragione, c'è un certo intuito su queste cose. Dai, allora ci sarà qualche bottiglia che parte per la Liguria. Veniamo apposta, guarda, ci siamo fatti con mia moglie il giro della Sardegna per già cercarci i vermentini da tutte le parti, quindi insomma è stata una bellissima esperienza, eravamo anche più giovani, ma comunque insomma, ci farebbe anche piacere, può essere anche l'occasione tra l'altro di rivederci, perché insomma sai ci siamo visti spesso e ci fa piacere comunque rincontrarti. Allora io, se non ci sono altre domande, no, Maria Teresa... Non ci sono. Allora, a parte i complimenti Andrea, favoloso quando hai descritto il tuo feeling verso la vigna quando da Trento ti avvicini, c'è una curiosità sul lavaggio dei pannelli. In India c'è un grosso impianto in cui consumavano più energia per lavare i pannelli di quanto ne ricavassero dall'impianto. Queste sono le male lingue. Spero che fosse un impianto molto vecchio. Ma era un posto piuttosto ventoso e diciamo che trascinava, cioè, notizie da magazine tecnici. Guarda, su queste cose si sentono dire cose strane. La più clamorosa è che molti sostengono che l'energia prodotta, cioè che occorre più energia a produrre il pannello che poi quella che il pannello produce. In realtà c'è un documento del MIT, che è il Massachusetts Institute of Technology, che è il più importante istituto al mondo, che dice che più o meno il rapporto tra l'energia che il pannello produce e quella per produrlo è del 2%, quindi se consumo 2 per produrlo, poi lui produce 100. Ecco, queste sono le cose che ogni tanto saltano fuori, che non si capisce. Ormai penso che non sia. Ecco, c'è anche un articolo sulle scienze di questo mese relativo a questo discorso della produzione dell'energia necessaria per produrre poi i pannelli. Comunque, diciamo io sono a favore. Diciamo che mi fido di più del Massachusetts Institute of Technology rispetto che al signor Francesco che scrive su Facebook, ecco. No, io stavo parlando delle scienze, eh. No, magari lei si chiama Francesco, intendevo il Mister X. No. Magari chiedo scusa, non era la persona generica che va su Facebook e scrive... Ci vuole più energia per costruire il pannello di quello che produce. Ecco. Ci sono anche dei conti in Inghilterra, hanno fatto. Vabbè, comunque io sono favorevole, non voglio aprire questo. Io dico che il MIT è più qualificato, penso, di quasi tutti noi per dirlo, ecco. Assolutamente. Bene. Teresa, abbiamo non altro? Sempre. No, aspetta. Bene, allora mi pare. No, cioè arriva ancora una domanda. Buonasera, tutti il modello di progetto Antesignano in Sardegna dovrebbe fare da volano ed essere di stimolo a tutte le amministrazioni locali, con il doppio risultato di riqualificare terreni incolti e strutturare piccole comunità energetiche per un uso razionale, condiviso e democratico dell'energia. Ma se ho visto bene, questo messaggio è di Massimo Arru. Massimo Arru. Quindi diciamo che lo ringrazio, però devo riconoscere che è un mio grande amico, quindi ha detto sicuramente. Vabbè, ma ci penseremo noi a diffondere questa. Sono convinto che deve essere così. Il nostro piccolo faremo pubblicità, anzi mandaci tu magari aggiornamenti del progetto, mandatecelo perché mi interessa molto. Poi verrò sicuramente a visitarlo, perché voglio vederlo di persona, anche io voglio sentire le emozioni che stai raccontando, perché allora io sono andato in Inghilterra per avere l'emozione di vedere un generatore eolico e sto parlando degli anni 70, quindi avrò la stessa emozione a vedere un impianto come il tuo, e non lo sto dicendo per piacere, perché credo anch'io le stesse tue, come dire. Se mi lascia ancora un minutino, ad esempio, abbiamo un minutino ancora. Massimo Arru è una persona che io non conoscevo e un giorno ero lì. Siamo diventati amici così. Certo. Per dire che è vero, è lavoro, è tutto, però a volte questo mondo un po' che noi riteniamo brutto, che ci sono solo cose brutte, succedono anche delle cose belle come questa. C'è una persona che io neanche conoscevo che è venuta e mi ha detto: voglio stringerti la mano perché hai fatto... Cioè, una cosa quasi commovente questa è stata. Cioè, è stato troppo, troppo bello, quindi saluto Massimo e lo ringrazio per la soddisfazione che mi ha dato quel giorno, perché un'emozione così ti assicuro... Cioè, ma
Maria Teresa, abbiamo ancora qualche altra cosa? La manazzata di Enzo. Prego. Visto che siamo in chiusura, volevo dire, come dice Sky quando finisce il film, dice, se vi è piaciuto questo film, vi consiglio di leggere anche il quaderno che avevamo inizialmente. L'abbiamo già pubblicizzato, sì, comunque. Sì, ma lo ripubblicizzo ancora. Scusa, Maria Teresa magari manda la copertina. E vorrei un attimo che Christopher dicesse due cose su il nuovo sito di diciamo di Equistituto. Già che mi hai dato la parola, volevo fare una domanda dopo di te, nel senso che sono più che altro curioso di capire come mai hai scelto la Sardegna, nel senso che comunque dal Trentino alla Sardegna hai fatto e fai un bel viaggio ogni mese. Mi viene da pensare che avresti potuto ipoteticamente scegliere anche la Sicilia, credo, perché è una comunque un'isola ben soleggiata, che io sappia. Mi chiedevo se l'hai scelta per facendo dei conti, dei calcoli proprio sul soleggiamento della Sardegna o se l'hai scelta per altri motivi. L'abbiamo un po' accennato prima, diciamo che è stata una scelta che è derivata dalle amicizie che ho avuto negli anni con le persone della Sardegna e poi chiaramente anche dal raggiamento che ha la Sardegna, che è come latitudine più o meno a quella della Basilicata, diciamo. E se non ci fosse stata Tamara, non credo che avrei fatto l'impianto in Sardegna, insomma. Poi avevo anche già iniziato a lavorare lì per altro posto, mi sono trovato bene, mi piacevano le persone. È stata una scelta quasi naturale, non è che ci ho pensato tanto. Quando sono lì mi trovo bene, sto bene, mi sento come se fossi a casa. Ho tanti amici, ne ho avuti, se ne stanno creando sempre di nuovi. Tanto per dire, ogni volta che scendo adesso con la persona che mi ha fatto gli scavi, andiamo sempre una sera a mangiare la pizza assieme. È stata una scelta mista fra un fattore tecnico, che è quello del fatto che, ti faccio un esempio, un kilowatt installato in Trentino produce una media tra 1100 e 1200 kilowattora, un kilowatt installato in Sardegna produce tra i 1500 e 1600, quindi diciamo che c'è una ragione tecnica in termini di producibilità dovuta all'irraggiamento solare. Poi c'è stato sicuramente il lato umano, è stato l'altro 50%, perché non si può fare, cioè io avevo proprio la necessità di non sentirmi quello che va in un posto per arricchirsi, per fare, è chiaro, è stata un'iniziativa imprenditoriale, questo non lo nascondo e mi dà un reddito, però non è stato quello il fulcro. Quello è stato una cosa perché stia in piedi, perché qualsiasi attività imprenditoriale deve stare in piedi, perché altrimenti fallisce. Quindi è stata un'unione di queste cose. Va bene, grazie. È stato un fatto, come dire, casuale, che è positivo per tutti. Sì, sì. Bene, sì, io sì, allora vi ringrazio. Aspetta, ringrazio. Prego. Possiamo concludere riparlando del quaderno? Sì, facciamolo vedere. Quindi qui c'è questo... È possibile appunto scaricarlo dalla rete anche in forma cartacea e quindi siete invitati a leggerlo anche perché per aggiornarvi su un argomento che mi avete visto di grande attualità che sicuramente avrà degli sviluppi. Io volevo ringraziare allora Andrea Segatta e Tamara Floris per la loro interessante partecipazione e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questa puntata, quindi Maria Teresa Tuccio, Christopher Garaventa, Antonio Manti, caro l'assessario che cura la nostra grafica. L'appuntamento prossimo al 9 marzo con Mario Agostinelli, dove parleremo del PNRR in tempo di guerra.